ragazzi, ho dovuto avviare la registrazione il prima possibile. Sentite qua al telefono, lo schermo di Toretto mi sta chiamando in questo istante. Io non me lo aspettavo nemmeno, per fortuna. Non lo so, avevo la telecamera a portata di mano. Allora, accetto subito, io non so che cosa vuole in questo momento. Pronto, Skippy di Toilet? Oh mio Dio, ragazzi, ha messo una canzone, io non so perché, da qualche giorno che continua a perseguitarmi. Sta ogni volta mettendo sempre questa canzone quando mi chiama, ma io non riesco a comunicare con lui. Non so cosa vuole dirmi, davvero. Cosa? Ha detto che tra poco arriverà nel mio bagno? Fammi subito staccare la chiamata. Ho bisogno di organizzare un arsenale, perché a quanto pare lo schifo di Toilet sta per arrivare nel mio bagno. Mi prende impreparato. In questo momento non ho niente che possa aiutarmi a combatterlo. Ho giusto una pistola. Non sono pronto, ragazzi. Devo sicuramente attrezzarmi. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa posso acquistare per poter combattere lo schifo di Toilet e anche altri mostri come questo. La sentite? Sì, ragazzi, la sento già. È la canzone dello Skippy Toilet. Eh sì, proviene già dal mio bagno. Va bene, allora utilizzerò questa pistola finta che non mi servirà assolutamente a niente, ma almeno farò paura a qualcuno. Usciamo da qua. Ragazzi, il bagno è lì e la canzone viene proprio da là dentro. Il fatto che la porta sia aperta non mi piace affatto. Non sono per niente sicuro in questo momento. Ok, ma rimaniamo un attimo dietro i muri. Non facciamoci vedere. La sentite? Lei è lì dietro sicuramente. Non so se è già uscito, ma io lo sento e lo sentite anche voi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio secondo canale, questo qui, Max Horror, e lasciate like a tutti i video per aiutarmi a combattere questo Skip di Toilet. Ok, adesso con molta calma avviciniamoci. Ragazzi, il bagno è lì, lo riuscite a vedere? Eccolo. Lui non sembra esserci ancora. Madonna mia, non c'è, ma la canzone è sempre più forte. Già l'altra volta è successa una cosa del genere. L'altra volta, per fortuna, ho tirato lo sciacquone e mi sono salvato. Devo cercare di farlo anche adesso, prima che sia troppo tardi. Ragazzi, è apparso! Oh cacchio, ragazzi, era lì. Io non me l'aspettavo assolutamente. Questa volta è uscito. Mi sa che siamo arrivati troppo tardi, o forse è lui che si è arrabbiato un po' più del previsto. Bisogna cercare di tirare lo sciacquone. Sappiamo che quella è la soluzione, ma come farlo? E questa è una bella domanda. L'unica cosa che posso fare è correre. Auguratemi buona fortuna. Oh cacchio, fermo. Si è scaricato. Si è scaricato! Oh madonna, raga, mi stava colpendo! Ci siamo già liberati di lui? Ma io non credo proprio, sinceramente. L'importante è che per adesso siamo salvi. E adesso lo chiamo io, ragazzi. Voglio vedere proprio cosa dice ora che l'ho sconfitto. Ha! Non pensavo fossi così pro player, eh? E invece sì. Skip di Toilet, che c'è? Ora non parli più, eh? Non sento più la tua canzoncina ora che ti ha sconfitto. È partita di nuovo! Cosa? Stacchiamo subito. Quindi non viene più da casa mia, ma viene addirittura da fuori? Quello è vero che sono tantissimi. Si è visto in tutti quanti gli shorts di TikTok. Sono un esercito assurdo. E per fortuna non ci è ancora capitato il boss super gigante. Ma per adesso stiamo avendo a che fare con quelli piccolini. E spero di rimanere soltanto con loro, perché sennò per noi sarà finita. Credo che adesso l'unico modo per sopravvivere è anticiparlo. Come? Con il drone. Cercandolo per tutta la città e avvistandolo prima che lui trovi noi. Sono sceso di casa, poco fa ho telefonato un mio amico che conosce bene la zona. Adesso non chiedimi perché, ma conosce che qui ci stanno dei laboratori ex fabbriche di cessi. Cioè, guardate caso, ci sono proprio delle fabbriche di cessi. E adesso a quanto pare sono utilizzate per costruire gli skip di Toilet. Io non so se è vero, adesso appena lo incontriamo ci faremo dire proprio da lui questa storia. Uè Max, ma spiegami un po' questa situazione, sono qui per te. Eccoci qua, siamo con il mio amico Riccardo. Allora, devi spiegarmi un attimo, lo skip di Toilet mi ha telefonato e mi ha detto che sta arrivando qui da me. E tu mi hai detto prima che c'era effettivamente una fabbrica di cessi qui nella zona. Allora, Max, lì ci sta una fabbrica di cessi abbandonata dove dentro fanno delle cose un po' losche. Un po' losche? Ok, ok. Dove hai trovato questa notizia? Max, se non ti interessa dove l'ho trovato, dei miei giri. Giri illegali, Non, non diciamolo in giro. Io ho portato il mio drone, dopo lo andiamo a montare perché dobbiamo ovviamente essere distanti dallo schifo di Toilet, perché non si è mai uscito. Per
ovviamente pericoloso. Esatto, è molto pericoloso. Allora incamminiamoci, andiamo, Riccardo, andiamo. Ecco, ci siamo arrivati. Questo è il nostro posto misterioso. Oh mio Dio, questa strada non mi piace per niente. Si vede che è abbandonata da un bel po' di tempo. Guardate, poi prima ha diluviato, ci stanno pozzanghere per terra. Quindi mi stai dicendo che questa zona era una ex fabbrica di cessi? Esatto, Max. Ci conviene non andare troppo oltre perché potrebbe essere molto pericoloso. Io direi che allora possiamo fermarci qua. Facciamo partire il drone. Guardate la zona, è pieno di fabbriche, mia. Ma che cos'è tutto questo posto? Allora, siamo sicuri che possiamo stare qua e che non ci vengono ad ammazzare gli scrivi di toilet qui dietro di noi? Perché comunque non siamo in una zona sicura in questo momento. Max, non lo so. Non sono mai venuto qua. Allora, non mi sembrano del tutto abbandonate, anche se teoricamente dalle tue ricerche lo sono. Pieno di macchine, come se gli esseri umani, qualcuno di qualche agenzia strana, stia costruendo tutti questi schivi di toilet oppure altri tipi di mostri in modo nascosto e segreto dagli altri. Oh madonna ragazzi, mamma, guardate mia. Lì c'è una casa abbandonata. E beh, effettivamente la zona è un po' abbandonata, Riccardo. E lui me l'ha detto, lui non sbaglia mai. Quella fabbrica secondo è vuota. Non è vuota. Proviamo ad avvicinarci a questa zona. Guarda, stiamo attenti a non tozzare. Non utilizzo il drone da un sacco di tempo, però come potete vedere ragazzi, la zona è completamente abbandonata. Non mi sembra esserci niente, quindi forse non è questo quello che secondo cerchiamo. Secondo me c'è un sottopassaggio strano, per non farlo vedere. Un sottopassaggio, dici? Sì. Stiamo attenti perché qua sotto il segnale non prende molto bene, quindi è pericoloso. Stiamo comunque vedendo oggetti, materiali. Forse sono questi. Esatto. Esatto. Oh, lui è intelligente comunque, ragazzi. Ovviamente voglio sentire anche le vostre teorie qui sotto nei commenti. Usciamo da questo posto, non mi sembra di vedere nulla di interessante. Quindi usciamo da qua, che comunque il GPS non è tantissimo, quindi è abbastanza rischioso. Ovviamente tu stai attento a quello che vedi, tieni gli occhi ben aperti perché lo skip di toilet potrebbe essere letteralmente ovunque. Dove meno ce lo aspettiamo, potrebbe essere in queste zone oppure potrebbe già essere a casa mia. E per colpa tua che mi hai portato in questo posto adesso sono fregato. No Max, tranquillo, fidati di me. Va bene, voglio fidarmi allora. Guardate, qui c'è un campo. Oh, oddio. Ma che cazzo? No. Ho visto bene? Sì. Ho visto? Sì, mi sa di sì. Oh mio Dio, no, non ci posso credere. Allora, non so se l'avete visto anche voi. C'è stato, per un momento è passato lì. Sembrava un cesso effettivamente. E aveva qualcosa che, si muoveva al suo sopra, no? Siamo sicuri che era lui. Non è che vorrei, magari mi sono flashato, ho visto qualcosa per un'altra. No, Max, mi sa che era proprio lui. Guardiamo bene, dove cavolo è finito? Qua ci sono delle mura, come ha fatto a passare? Oh madonna mia, e qua non ne ho la più pallida idea. Sappiamo che comunque lo schivo di toilet, nonostante sia un cesso, ha comunque varie abilità. Può saltare, può volare addirittura, volare. E può utilizzare il suo mega collo per sferrare attacchi potentissimi. Questa zona è piena di rottami, forse potrebbe nascondersi da queste parti. Allora scendiamo con molta calma, quindi piano, andiamo veramente piano. Max, comunque qua sopra non c'è niente. Ma è vero, madonna, ma... È davanti a noi ragazzi, guarda come muove il collo. Senti, c'è pure la canzone. Non ci posso credere, l'abbiamo trovato davvero. Allora, fino adesso ho sempre avuto a che fare con lui per telefonate, per chat. Ma ora che lo vediamo veramente nella vita reale è tutta un'altra cosa. Ok, quindi abbiamo la certezza che esiste. Ed è proprio qui davanti a me. Ma che sta facendo? Ma è rientrato dentro. Ma che cazzo? Cioè no, ma perché manca il segnale? Cosa sta succedendo? Ma è sparito. È sparito. No ragazzi, dove sarà andato? No, mi ha fatto mancare lui il segnale. Non è che la spunta qua dietro di noi? No, non lo so. Guarda bene attorno, Vedi. Fammi da spalla. Nel frattempo io sono abbastanza sicuro che lui abbia, non lo so, compromesso il mio drone per non farmelo più trovare. Guarda, il drone sta tornando da noi. Siamo noi. E quelli sono... Max, l'hai visto. Ma... No, aspetta. No. Ma cos'è quella roba? C'è qualcosa di bianco. Massimo, come avanti? Ma è proprio qui davanti a noi, ragazzi. Guardate. Ma io non sento nessuna canzone, però. Ma infatti, forse è rotto. Forse vuole farci uno scherzo, ci vuole pushare, non ci lo so. Vuole jumpscherare, fare qualcosa. C'è effettivamente qualcosa là dentro. Noi quindi facciamo una cosa. Andiamocene via. Andiamo. Lì è troppo pericoloso. E effettivamente, cioè, il nemico ce l'avevamo proprio davanti a noi e non ce ne eravamo minimamente accorti. Adesso
dove mi stai portando esattamente? Max, laggiù c'è un edificio abbandonato, secondo me non c'è proprio nessuno là. Sei sicuro? Solitamente negli edifici abbandonati che c'è il pericolo. Però io mi fido di te, in casa è colpa sua se non mi vedete più. Ma questo campo invece l'avevi visto? Oddio! Cosa è successo? Non vuoi saperlo, no. Non vuoi saperlo. Come non voglio saperlo? Perché? Qua vengo. Attento, fai silenzio però. Devo fare piano? Per quale motivo? No, no, ragazzi, oh mio Dio, c'è effettivamente lo skip di toilet. È proprio qui, nel campo. Adesso cerco di farvelo vedere con molta calma e cautela, perché non si ha mai. Ci vede. Ricca, non fare rumore, mi raccomando. Guardalo, è lì. No, non ci ha visti per fortuna. Ma poi è strano che nessuno se ne sia accorto. Stranissimo. Fa tutto sto bordello ed è lì, fermo in un campo. Ma forse vuole dirci qualcosa. Forse noi pensiamo che non ci abbia visto, ma in realtà sa bene ci che noi siamo andare. Qua. Sei pazzo. Tu no. Sei pazzo, tu vuoi andare no. Lì. Tu vuoi andare andiamoci, lì da lui. Andiamoci. Ma sei. Ci vai tu. Ci vado io. Ma sei pazzo. Ma sei io. No, ragazzi, non voglio farlo morire già al primo video che lo vedete. Va bene? A tuo rischio e pericolo, Riccardo. Ci andrò. Oh madonna mia, questo è pazzo! Ricca, ma sei sicuro di voler andare? Ma tu sei pazzo! Sono carico! Ragazzi, ma è un pazzo scatenato! Ho fatto partire anche il drone che sta sicuramente riprendendo tutto! E davanti a lui, ma cosa fa? Ragazzi, ma sta stando vicino, ma che cosa fa? Oddio, ma sta dicendo qualcosa! Senti bene cosa dice, senti bene cosa dice! Ascolta, non ti allontanare adesso! Cosa? Cosa ha detto? Max mi ha detto ti conviene starmi lontano. Anche io te l'ho detto che ti conviene stargli lontano. Ma tu non mi vuoi ascoltare? Ma come ci... No, è pazzo, è pazzo. Guarda oh, un calcio. Ma è pazzo. Oddio. Per fortuna non lo sta attaccando, ragazzi. A quanto pare non gli vuole fare niente. Sta parlando, che dice? Oh, perché scappi? Perché scappi? Ha detto che vuole te e non vuole me. Cosa? Cosa vuole? Vuole me? Vuole te. Dobbiamo andarsene via allora. Corri. Sta correndo anche lui, mi sa. Aiuto. Corri. Ok, nasconditi. Fermo. Lo skip di toilet ci sta ancora inseguendo. Sta iniziato anche a piovere, non so se si vede, se si sente. Era qua dietro. Forse siamo riusciti a seminarlo, perché comunque. Zitto. Fammi vedere. Addio, è passato là. Ok, non devo fare rumore, hai ragione. Dove possiamo andare? Aspetta un attimo. Ma quella è una casa abbandonata. Andiamo subito. E dobbiamo anche muoverci, perché ci stiamo facendo il bagno e non siamo poi lo schimito e ci vede. Cosa è successo? Ma che cacchio. Ma no, aspetta un attimo. Max, ma che cos'è questo? Aspetta, una cosa alla volta. Adesso vediamo. Lì innanzitutto c'è un cesso. Guardate bene, ragazzi. È un po' abbandonato, un po' distrutto. Forse questi sono gli schibli toilet usciti male. No, non ce la faccio. Siamo sicuri che vogliamo entrare? Certo che siamo sicuri. Ti rendi conto che siamo sotto la pioggia e che dobbiamo anche muoverci in questo momento? Allora, prima voglio... Aspetta. Ma che una luna. Oh madonna, ma che posto è questo? Ok, sono effettivamente fatti di polistirolo. Sembra essere un posto abbandonato da parecchio tempo. Oh, ci sono i sotterranei. Qua sotto non so se riuscite a vedere. Ci sono tipo dei pezzi di metallo. È come se qualcuno stesse fabbricando qualcosa. A quanto pare questo posto sembra tutto collegato. Secondo me c'entra tutto quanto la roba dei gabinetti dello schivitolet. Che c'è? Che hai visto? Un paio di cessi qua sotto. Altri gabinetti. Sì. Ok. Allora muoviamoci. Io mi sto facendo il bagno. Non possiamo rimanere qua fuori a lungo. Adesso cerchiamo di capire un attimo come facciamo a salire. Credo che l'unico modo per salire sia scavalcando questi cosi. Ok. Forza. Perfetto, vieni. Ok. Perfetto. Per il momento lo skip di toilet non è da queste parti. E dobbiamo sfruttare appunto questo momento per cercare o una strategia o un modo per poter scappare di qua il prima possibile. Per il momento analizziamo bene la zona. E tra l'altro qua sono tanto che ci sono tubi di ogni tipo. Roba che sembra effettivamente abbandonata, ma che forse non lo è del tutto. Madonna, sta pioggia non ci voleva proprio. Secondo me l'ha fatta venire lo skip di toilet. Quasi scende giù, ragazzi. Sono i sotterranei di prima con tutti quanti i cessi. Io per il momento non ci voglio scendere. Lasciate like e iscrivetevi al canale. E scenderemo dopo. L'avete fatto? Bene. Max, qua sono altre scale. Qua è meno spaventoso rispetto a là. Hai ragione, hai ragione. Max? Cosa hai visto adesso? Ragazzi, non so se si riesce a leggere. C'è scritto Skibidi. No.
È stato qui. È stato qui e forse questa è letteralmente casa sua. C'è veramente scritto skip di qua fuori. Siamo venuti nella tana del mostro che ci vuole uccidere, Riccardo. Questa cosa non ci voleva proprio, cavolo. A sto punto la pioggia sta iniziando ad essere sempre più forte. Il problema è che c'è il sole ma continua a piovere. Senti, andiamo sopra. È l'unica cosa che possiamo fare. Andiamo piano perché potrebbe crollare da un momento all'altro. Ok, qua sopra non credo ci sia niente di interessante. Guardate, qui c'è un tubo, ci sono finestre e qua sta continuando a grondare acqua. Riccardo, la senti anche tu? Sì. Non, devo nascondermi, non farti vedere. Perché non stai chiamando? Vieni. Ma sei pazzo? No. Ma vieni qua! Ma che cavolo chiama a fare lo schifo? Ma sei uscito fuori di testa? Qui siamo al sicuro. Siamo al sicuro? Ma ti rendi conto che siamo nella sua base segreta? Lui qua può entrare qua. Ma stai fermo, vai via prima che ti... Madonna, spero che venga a prendere solo te. Tu adesso non hai paura perché lui vuole prendere me, non vuole prendere te. Lo te l'ho detto l'altra volta. Hai ragione, non ci avevo pensato. Devi pensarci un po' che da prima. Ok, dov'è? È sparito. Non c'è più, cavolo, non c'è più. Ok, scendiamo giù. Anche se qua sopra magari potremmo essere più al sicuro, lui adesso sa che siamo qua sopra. Quindi se continuiamo a essere qui, secondo me non ci conviene. Allora c'è una stanza. Quella stanzetta. Potremmo metterci dietro i muri, secondo me. Sì. Non possiamo farci vedere. Non fare rumore. Ok, siamo zitti. Ma no. Ma è una pistola quella o sbaglio? Max, io credo sia una pistola. Che faccio? La prendo o non la prendo? Allora, Riccardo, è una pistola. Ti rendi conto di quello che stai dicendo? Appunto, è una pistola. Tu vorresti prendere una pistola qui? Va bene, prendila allora. Ma è vera? Max, mi sta tremando la mano, non ragazzi. Non so se è vera, ho paura. Dammi un attimo, dammi, fermo. Ma è finta. Ma è finta. Ma è di plastica, è inutile, non serve a niente. Ma almeno la possiamo utilizzare per poter spaventare lo schifo di toilet. Esatto. Non credo sia abbastanza intelligente da capire quale sia la pistola vera o quale sia finta. Ma chi vuoi far ridere? Non credo gliene freghi qualcosa che tu hai una pistola finta. Volevo dire pistola vera. Basta, ora lo sparo. Come lo spari? Ma che spari? Pistola! Ma dove stai andando? Nel sotterraneo! È l'unico posto dove possiamo andare! Oddio mio, madonna! È chiuso! Non possiamo nemmeno entrare! Oh, che sono disperato, ormai è finita! Non piangere, non preoccuparti! Ma è questo invece? Così. C'è un foglio di carta. Perché dovrebbe esserci un foglio di carta in mezzo delle scale? Ok, Riccardo, apri un attimo e fammi vedere. Oh mio Dio! Ma cos'è questo disegno? Legge anti-skip di toilet. E questo chi diamine è? Max, so chi è. Ma come sai chi è? Scusa, non me ne hai mai parlato. Di chi si tratta? Lui è il nemico dello skip di toilet. Quindi mi stai dicendo che è buono? Questo potrebbe tornarci utile. Dobbiamo chiamarlo, assolutamente. Mi sa che da soli non possiamo sopravvivere. Abbiamo bisogno del suo aiuto. E dimmi un po', come si chiama? Lo skip di cameraman. Lo skip di cameraman. Beh, effettivamente c'ha una videocamera al posto della testa. Va bene, dimmi un po' se lo sai. Perché sai, effettivamente ci serve. Però non so dove chiamarlo. Non è che adesso credo che lo vada a chiamare. Dico, cameraman! Mi sa che non dovevo urlare. Ok, non ho più. Prima legge imparata. Legge scritto, mai urlare. E ora come cavolo facciamo a evocare sto cameraman? Perché io non so dove trovarlo. Dato che non abbiamo il numero di telefono, Max, dobbiamo farlo alla vecchia maniera. Allora io inizierei a salire di nuovo sopra, dato che lo scrivito a quanto pare non ci ha visti. Ma in che senso alla vecchia maniera? Max, tramite un rituale. Per farlo c'è bisogno di una telecamera e delle candele. Ma dove le troviamo? Telecamera e candele, cosa che trovi ovunque praticamente. Stavo quasi pensando di avercela fatta, ma adesso abbiamo un altro problema. Una telecamera e delle candele. Dove cavolo le troviamo? Max, ora che ci penso, qua vicino abita un mio amico. Possiamo chiedere a lui gli oggetti. Un tuo amico? Amico, benissimo. Ok, adesso però mi devo fare un piccolo saltino. Sopra il cesso. No, sopra il cesso no, grazie. Speriamo bene. 3, 2, 1.
Va bene, allora direzione a casa del tuo amico. Maxi, mio amico Peppe è un grande, guarda cosa mi ha dato. Porca miseria, proprio quello che ci serviva. Una videocamera e delle candele. E adesso dobbiamo fare questo rituale. Tu sai come si fa, vero? Sì, Maxi, so come si fa. Va bene, allora dobbiamo semplicemente trovare una zona adesso e andare. Non vedo l'ora. Skip di toilet, ormai non c'è più speranza per te. Questo qui è il container che abbiamo visitato l'altra volta con il drone. Vederlo da qui è tutta un'altra cosa. È letteralmente gigantesco. Questo è un posto perfetto per avviare il rituale del cameraman. Max, sono pronto, lo so fare. C'è solo bisogno di una superficie piana dove mettere le cose del nostro rituale. Una superficie piana? Va bene, allora mettiamoci a cercare. Credo che questo asse di legno sia perfetto. Ora dimmi cosa devo fare. La telecamera è in mezzo. Ok. E devi fare un cerchio con le candele. Ok, quindi una roba del genere. Ma sei sicuro che questa roba funzioni, Riccardo? Max, sono sicurissimo. Sicurissimo, va bene. Ho bisogno di qualcosa per accendere le candele però. Sì. Grazie. Credo sia tutto posizionato perfettamente. Ma perché non succede niente? Max, devi mettere la telecamera in verticale. Quindi 3, 2, 1. Vieni! Andiamo! Via, 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 via. Ficca! La senti anche tu sta canzone? Max, la sento. Oh, porca miseria! Ma che cos'è là? C'è del fumo! Oh mio Dio! No, 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 qualcosa sta succedendo! Oh, non ci credo! Ho funzionato! Ah, è l'uomo della camera! Porca miseriaccia! Io non me l'aspettavo! Guardate, ragazzi, è realmente lui! Signor camera... Sei il cameraman? Oh! Oh mio Dio! Ha fatto il pollice in su! A quanto pare non parli! Allora, riesci a parlare la nostra lingua? Almeno riesci a comunicare con noi? Ok... Pollice in giù, quindi a quanto pare lui non parla la nostra lingua. No, Max non la parla. Ok, e allora che cavolo dobbiamo fare? Come facciamo a chiedere aiuto? Ok, allora devo fargli delle domande, immagino. Sì. Allora, signor telecamera, tu odi lo skip di toilet? Vediamo che cosa ci dice. Bingo, Riccardo, dai! Ok, abbiamo un alleato finalmente. Possiamo sconfiggere insieme lo skip di toilet. Allora, fatti spiegare un attimo la situazione. Qua intorno ci sta girando lo skip di toilet. Ma tu, da dove cavolo sei uscito? Perché sei rimasto in questo rituale? Max, io so perché. Non lo toccare, attento, potrebbe farti qualcosa. Dimmi. Non fa niente. Dimmi perché. Perché lui è stato rinchiuso nello schema di toilet e tramite questo rituale l'abbiamo scarcerato. L'abbiamo scarcerato, quindi è rimasto chiuso in una sorta di gabbia. E noi tramite questo strano rituale siamo riusciti a liberarlo. Bene, quindi immagino tu abbia voglia di vendetta, caro cameraman. Ottimo. E allora cameraman, andiamo. Abbiamo un nemico da sconfiggere. Prima però, ragazzi, ho portato con me un video da farvi vedere. È un combattimento tra una gang di uomini telecamera e una gang di skip di toilet. Magari il nostro amico potrebbe prendere ispirazione. Vedo che si sta già casando. E allora prendiamo il video. Skip di toilet versus... proprio lui. Oddio. L'uomo cameraman. Guardate come se lo sta scrutando, se lo sta guardando fino in fondo. Voglio capire una cosa. Questi qua sono una gang, quindi vuol dire che lui non è da solo. Ha una famiglia. Ha una famiglia, ha detto di sì. Ma adesso guardate, ragazzi, qui c'è un esercito di skip di toilet che stanno attaccando un esercito di cameraman. E la tua famiglia. Eccolo qua. Sta facendo versi, Riccardo. Va bene. Noi sappiamo che non parla la nostra lingua, però comunque interessante come ci provi e provi a comunicare. Guardate, ci sono un sacco di skip di toilet, ognuno diverso dall'altro. Sta per partire la battaglia. Qui ci sono i tuoi parenti, stanno attaccando. Oddio. Aspetta, calmati, signor cameraman, calmati. Si calmi. Guardate, adesso il cameraman l'ha colpito. L'hai mezzo steso. Attenzione, è arrivato un altro skip di toilet. Sta allungando il collo. Sei stato colpito. Maledizione. No. E adesso? Arrabbiati. È potentissimo. Ok. Adesso abbiamo la conferma, Riccardo, che i cameraman sono abbastanza potenti da poter sconfiggere gli skip di toilet. Vero. Soltanto che questa sua enorme telecamera è abbastanza ingombrante. Non mi guardare così, per piacere. No, ti hanno steso. Oddio. Oh cavolo. E adesso calcio in faccia e tira lo sciacquone. Mamma mia. Quindi abbiamo capito che, come già sapevamo, per sconfiggere gli skip di toilet bisogna tirare lo sciacquone. Tu già lo sapevi, signor cameraman? Lui già lo sapeva, è partito prevenuto. Ma adesso continua a tirare calci, sberle. Però attenzione, testata clamorosa, signor cameraman. Devi stare attento, lo skip di toilet è forte, non devi sottovalutarlo. Ma lui è più forte. È vero. E adesso attenzione, colpo finale.
Mamma mia, che è successo? Oh, wow, si sono contrabbalzati contemporaneamente. Qualcosa di incredibile è caduto a terra. Si è rialzato? Mi raccomando, cameraman, dopo non cadere a terra. Non farti sconfiggere in nessun modo. Ok, ci dice di no, meno male. E continua. Pugni, pugni, botte. Oh, cavolo. È arrivato lo schifo di Toilet gigante. Questo non l'abbiamo previsto, ragazzi. Noi abbiamo avuto a che fare sempre con lo schivitore piccolo. Ma adesso c'è anche il giga cameraman. Questo sei tu? No, non credo sia lui. No, no, infatti no. Lui ha parlato. È suo padre. Oh mio Dio, che okay, quindi tu sei il figlio di un enorme cameraman. Bene, però l'animazione è finita. Non scopriremo mai chi vincerà realmente questa battaglia epica. Lo scopriremo però adesso nella vita reale. E Max, però il nostro amico cameraman è stato rinchiuso nel rituale per un bel po' di tempo. Ma ti ricordi come si combatte? Non si ricorda molto effettivamente. Secondo me è un po' arrugginito. Io quasi quasi proverei a fare un test. Una sorta di combattimento amichevole. E io credo proprio che i due a combattere saranno loro due. L'uomo cameraman già se lo sta inquadrando. Oh, oh. È un incontro di wrestling, è incredibile. Mi raccomando ragazzi però, che sia un incontro pacifico e in amicizia. Ehi, 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 non me l'aspettavo, è andato prepotentissimo. Ci ho messo tutta la mia forza, non lo distruggo a questo cameraman. Oh, oddio. Ma che cosa è? Mica di colpi clamorosa. Ma era forte, era piano. Perché non si è mosso? Ehi, 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 cosa sta facendo? E ha tirato soltanto una botta. E l'ha buttato dall'altra parte della stanza, incredibile. Oh, oh, attenzione, lo sta sfidando. Gli sta dicendo di andare verso di lui. Lì c'è una mazza. Potresti utilizzarla, Riccardo. Oddio. Porca miseria. Cosa ho appena visto? Cioè, gli ha buttato una mazza addosso ed è stata tipo respinta. Ma tu hai un potere assurdo, signor cameraman. Si ha paura adesso di quest'uomo. Eh beh, chi non avrebbe paura? Oh, oh, cosa? Oh, cavolo. Cosa? Mi sa che adesso è stato d'oro. Si vede che non è umano, oppure si vede che ha qualche parte robotica che lo rende più forte. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Io direi che per il momento possiamo smettere un attimo, perché secondo me qui si fa male qualcuno. Max, perché se continuiamo io mi trovo all'ospedale tra un po' di tempo. Il cameraman non lo vedo per niente arreso, è pieno di dedizione. Si vede che non vede l'ora di sconfiggere lo schifo di Toilet. Intanto Riccardo si sta facendo male. Lascia like e iscriviti al canale per curarlo e per farlo guarire. Abbiamo fatto partire il drone, ragazzi, e voi sapete perché. Perché uomo telecamera, ne hai idea? Ok, non ne hai idea. Sì, lo so. Ok, ce lo spiega Riccardo allora. Vediamo se ha studiato. Alla ricerca dello skibidi. Esatto, alla ricerca dello skibidi. L'uomo telecamera si sta un pochino agitando. Ma ragazzi, bisogna partire prevenuti. Stiamo comunque parlando dello skibidi toilet. Non si può andare in giro così a casa a cercarlo. Bisogna almeno anticiparlo e capire la sua posizione per vedere se è da queste parti ed è quindi in zona. Tra l'altro abbiamo visto nello scorso episodio anche questa casa abbandonata. Mi raccomando, se non lo avete visto, andatela a guardare, perché abbiamo scoperto un sacco di cose incredibili. Anche se l'uomo telecamera non è che abbia tutte queste orecchie, perché sappiamo che è specializzato nel vedere le cose ma non a sentirle, siamo molto attenti al suono, perché in questo momento è quello che di sicuro potrebbe tornarci più utile, dato che sappiamo bene che lo skip di toilet ogni volta che viene avvistato fa la sua fantastica canzone. Sono io. Ragazzi, incredibile, l'uomo telecamera aveva sentito la canzone dello schivi di toilet e si stava già iniziando a impanicare. Guarda con la tua visione a raggi X laser, dimmi se vedi qualcosa e dimmi in che direzione posso andare, perché non ho la più pallida idea. Cioè, perché sta dicendo di andare a destra? Cosa c'è a destra? Ma è piano, ma non c'è nessuno, cavolo, ma si è nascosto. Dove sei? Prova a chiamarlo, che l'altra volta ti ha sentito. Urla, urla. Schivi di toilet! Dove sei? Madonna. Dove? Che c'è? Che succede? Oddio! Non ci credo, ma sta venendo verso di noi! Sta sulla strada! Camera, me l'hai visto? Pugni, calma, che colpisci la telecamera! È una tua amica questa, non la puoi colpire! Allora, dove è finito adesso? Io non ho la più pallida idea! Mi sta facendo cadere la telecamera! È pazzo, è pazzo! Allora, fermi un attimo. Dove è finito? È andato in mezzo ai campi. In teoria è andato lungo questa strada. Questa è la sua casa. L'abbiamo già esplorata bene la scorsa volta. Guardiamo bene se adesso magari riusciamo a vedere se c'è lui proprio qua dentro. Proviamo a entrare dentro le stanze. Vediamo se c'è qualcosa. Facciamo
molta attenzione perché ovviamente il segnale non è alto, è buio anche, quindi non si riesce bene a vedere. Maledizione, maledizione. Ah, è vero, c'è lui. Cavolo, ma è veramente qua dentro. Ma sta chillando. Ma non l'avevo visto, ma sta lì. Ma non si sente nemmeno la canzone, forse perché è in mezzo alle mura. Ma è realmente lì dentro, cavolo. Quindi facciamo una bellissima cosa. Adesso io me ne esco di qua e ora andate voi in quella casa. Io vi guarderò dall'alto e voi andrete a esplorare quella casa e cercherete di sconfiggere lo schifo di toilet. Andate ragazzi, andate. Eccoli ragazzi, guardate, stanno andando verso la casa. Non hanno paura di niente, è incredibile. Vorrei andare anch'io in questo momento, ma ho paura che, sapete, io devo guidare il drone. Cioè, non per qualcosa, ma mi lascio andare a loro. Ecco, gli sta indicando la casa, gli sta dicendo di andare verso di lui. Guardate, eccola qui, la casa maledetta dello Skibidi Toilet. Lui è ancora là dentro, quindi ragazzi devono stare veramente molto, molto attenti. Sto avendo paura per loro. Stanno entrando nella tana dello Skibidi Toilet. Ora, mentre loro sono qua, fatemi vedere un pochino se lui potrebbe essere qui da qualche parte. Magari li avvisiamo, gli diciamo di stare veramente attenti, perché potrebbe essere letteralmente ovunque. Prima era qua dentro, ora non credo sia sempre qua. Effettivamente ci ho pensato dopo, era molto rischioso farlo entrare qua dentro se ci fosse stato lo Skibidi Toilet, perché me lo avrebbe distrutto in 3 secondi il drone. Qua è dove l'altra volta c'erano le scale dove c'era scritto effettivamente Skibidi. E riuscite a vedere? Eccoli, eccoli, guardate, stanno entrando all'interno della stanzetta, li riesco a vedere. Dov'è il cameraman? Ragazzi, dov'è il cameraman? Ehi, oh madonna, era qua. Cosa sta facendo? Perché sta dicendo di andare verso di là? No, hanno ritrovato la pistola che l'altra volta avevano lanciato. Noi usciamo un attimo da qua, con molta calma sempre, facciamo attenzione. Ragazzi, ma perché l'uomo telecamera ha preso una pistola in mano? Vogliono andare al piano di sopra, guarda come stanno andando. Ok, 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 fanno bene. Anche perché qua sotto non c'è niente, abbiamo visto noi poco fa. Neanche sopra c'era niente, in teoria sono tranquilli. Mio Dio, ma c'è lo Skibidi Toilet! L'hanno visto! Oh cavolo, sta andando via! Oh madonna mia ragazzi, guardate come corrono! Mi sa che se ne sono accorti! Oh porca miseria! E adesso cosa faccio? Io non ero pronto a tutto questo! Eccoli ragazzi, stanno tornando! Allora, io l'ho visto ragazzi, io lo so cosa avete visto, lo so perché state correndo, io so tutto quanto! Ero lì con il drone e ho visto che c'era lo Skibidi Toilet proprio dietro di voi! Sì. Cosa fa questo con la pistola? Fermati! Allora ragazzi, bisogna un attimo cercare di capire la situazione. Per il momento meglio che siete scappati, perché noi eravamo pronti al combattimento, ma noi ora dobbiamo prepararci, dobbiamo andare a sconfiggerla, quella Skibidi Toilet, sconfiggerla, non so se... Cosa fai? Vai, ferma con quella pistola che tanto è finta. Allora, facciamo una cosa. Adesso andiamo. E ora come lo sconfiggiamo? Vabbè, lascia stare. Con i pugni. Sì. Adesso secondo me ci conviene tornare là tutti quanti insieme, okay, piano, e cerchiamo di sconfiggerlo una volta per tutte. Andiamo. Vai. Ma è ancora nella casa secondo sì, te? Sì, non lo so. Ma è non ho la più palle. Ah! È corso da dietro, l'hai visto? Vai, cameraman, vai all'attacco. Come corre? Lo sta pushando! Ho paura che questa sia una trappola! Questa si sta muovendo una torre, sta scannerizzando la zona! Vai, cameraman! Ha girato l'angolo! Aspetta, Riccardo, facciamo una cosa! Facciamo partire il drone, non possiamo rischiare di andare là insieme a lui! Oh madonna! È là! Cosa sta facendo? Mi ha tirato il pugno! Madò, sono lumenissimi così tanto vicini! Cosa vuole fare? È una testata! L'ha colpito! No, è a terra! Dobbiamo fare adesso, Riccardo, non sappiamo no! Ah, che vai, aspetta, Riccardo! Fermo! Se ne sta andando! Ok, facciamo una cosa, adesso possiamo andare! Porca miseria! Dov'è? Oh no! Cameraman! È rimasto a terra! L'ha colpito troppo forte, ma adesso dove è finito lo Skibidi Toilet? Aspetta, tu rimani un attimo qua, prova a rianimarlo. Io mi faccio un attimo un giro, vedo se lo riesco a vedere qui da qualche parte. Dai video sembrava molto più forte, invece qui un colpo e lo ha steso. Nel frattempo chissà se Riccardo sta riuscendo a rianimarlo. Lui qui non è da nessuna parte. Non c'è, si è nascosto, è scappato via. Prima lo colpisce e poi se ne va. Eppure un codardo. Madonna mia, quello lì non si alza più. Fammi andare subito. Ricca, ma che stai facendo? Respirazione bocca a bocca. Ma non ce l'ha la bocca, che respirazione vuoi fare? Metti la password, vedi se funziona. 1, 2, 3. Oh, oddio, ha funzionato. Non ci posso credere, è incredibile. Ho paura che abbia perso la memoria. Ti ricordi cosa è successo, Skibidi Cameraman? Cosa? Non si ricorda cosa è successo. Forse non basta soltanto la tua potenza per sconfiggere quello Skibidi Toilet maledetto. Forse abbiamo bisogno di più. Ragazzi, io vi devo salutare. Scrivete qua sotto nei commenti in quale modo possiamo sconfiggere lo Skibidi Toilet, perché a quanto pare tutto ciò non è bastato.
Da quando il cameraman ha preso quell'enorme batosta dallo skip di toilet, mi è stato detto dal mio amico Riccardo che si sta allenando tutti i giorni. Max mi ha detto tramite una videochiamata che si stava allenando con un attrezzo un po' ambiguo. Ok, quindi mi stai dicendo che lui non è riuscito ad accettare quella sconfitta e che adesso si sta allenando bene, ottimo, così si fa. Deve diventare più potente, perché ricordiamo che lui era stato rinchiuso all'interno di quel rituale e di sicuro non si è potuto muovere per chissà quanti anni. E ora ha bisogno di riprendere un po' di forma. Ci ha detto di venire in questo posto, ma tu lo vedi? No Max, non lo vedo. Ok, allora secondo me ci conviene farci un attimo un giro, perché dovrebbe essere qui da qualche parte. Max, ma è lì. Ma che avevo fatto a non vederlo? Ragazzi, guarda. Ma che cosa? Ma qui, ok, effettivamente era abbastanza semplice. Madonna mia, è potentissimo. Guarda come si allena, vai. 1, 2, 3, 4. Va bene, basta. Abbiamo capito che si sta allenando chissà da quante ore qua, secondo me. Basta. È qui tipo da giorni, una roba del genere. Sì, allora, puoi farmi con le dita da quante ore sei qui ad allenarti? 8 ore, la madonna, è instancabile quest'uomo. Fammi dare i bicipiti, vai, intostalo. Mamma mia, Comunque, allora, noi non siamo venuti qua per niente, perché teoricamente tu mi avevi detto che il signor cameraman aveva qualcosa da dirci. E cosa devi farci vedere? Mappa amico. Cosa? Amico. Mappa amico? Ma che cosa vuol dire? Ma che significa, Riccardo? Mappa. Ma ha un foglio di carta? Ma dove che me lo sei fatto uscire? Che cos'è questo? Questa qui è una piantina. Aspetta un momento, guardate ragazzi, è una sorta di piantina e lì vedo un gabinetto. Sarà forse lo skibidi di toilet? Ok, non so di quale zona sia questa piantina. Che cosa mi sta a rappresentare? No, cameraman, hai ancora qualcosa da dirci? Amico, cassa, trappola. Amico, cassa, trappola. Amico cassa, io so chi è. No, non mi dire che è un altro tizio come lui. Non bastano, ci sta un uomo telecamera e adesso c'è pure l'uomo cassa, non è vero? Si chiama Speakerman prima di tutto. Mi sta dicendo che in questa piantina c'è intrappolato il suo amico, l'uomo Speakerman, che sarebbe l'uomo cassa. E noi dobbiamo andarlo a liberare? Aiuto, aiuto. Cavolo Max, io pure andare in questi posti. Seguitemi. Ha iniziato a camminare. Va bene, seguiamolo. Max, ma dove ci sta portando? Questa zona non l'ho mai vista. Guarda, non ho la più pallida idea. So soltanto che lui sta continuando ad andare dritto e imperterrito. Ma dove va? Poi è lento. Perché? Ma che c'è? Perché si è fermato? Cameraman, tutto bene? Telefono. Cosa? Telefono. Cosa vuoi? Telefono. E chi vuoi chiamare, scusa? Problema. Problema? Vuole chiamare i suoi problemi? Non credo che i problemi si risolvano con un telefono. Vuoi il mio telefono? Ma cosa sta? Oddio! Aspetta, dammi un attimo il telefono. Ha messo gli shorts dello skibidi toilet. Forse vuole che vediamo qualcosa, Riccardo. Ci sta facendo vedere un uomo telecamera che sta essendo non so cosa. Ok, cosa? Ok, uno skibidi toilet gigante gli ha iniettato un mini skibidi toilet dietro la testa. Cosa? È successo? Cosa? Oh mio Dio! No, un momento. Se ho capito bene, con questo shorts vuole farci capire che lo skibidi toilet ha tipo, si è potenziato e tramite dei glitch riesce ad entrare all'interno del cervello dei cameraman e quindi anche delle casse, suppongo. E questo perché dovrebbe essere un problema? Non è che il suo amico cast adesso è maledetto? No! Bro, tranquillo. Sta piangendo! Tranquillo. Ma non pensavo avesse delle emozioni. Ok, quindi a quanto pare lui teneva molto al suo amico cassa. E gli sta succedendo qualcosa di poco piacevole. Ma continuiamo a guardare gli altri shorts, che a quanto pare non è finito qua. Dai, cameraman, non mollare, che adesso gli facciamo vedere noi. Lo facciamo tornare normale. Lui è quello che c'era di prima. Per fortuna adesso ce ne sono più di uno. E per fortuna adesso è soltanto le telecamere che stanno glitchando. Ma quanti ne sono? Ne sono sempre di più. Ormai c'è una battaglia mista in questo mondo. Vedete, vabbè, adesso ci sono i super giganti e poi è arrivato uno skibidi militare con dei raggi laser, raggi X incredibilmente potentissimi. Guarda, l'uomo cassa, eccolo. Forse credo sia il padre dell'uomo cassa. Quindi magari entrando a conoscenza dell'uomo cassa potremmo entrare a conoscenza anche dell'uomo titano. Bisogna capire appunto come liberare il signor cassa. Da quel che ho capito non è una buona situazione. Dai cameraman, andiamo, sono carichissimo. Fermi tutti, mentre registravo il video non potevo accorgermene, ma adesso che sto riguardando le registrazioni per editarlo ho scoperto una cosa che se avessi saputo prima mi sarei veramente spaventato tanto e probabilmente non sarei andato avanti. Da queste clip in poi, dato che ci siamo avvicinati sempre di più alla base dell'uomo cassa, un qualcosa è iniziato a non funzionare come prima. Come sentite da queste clip?
Riccardo, no, ok, la situazione è un po' particolare. Guarda. Il microfono emette uno strano rumore. Sono abbastanza sicuro che tutto questo sia dovuto proprio dall'uomo cassa, che tramite un ultrasuono apparentemente innocuo per l'udito umano, dato che normalmente non si sente, in realtà per gli apparecchi si sente come? Dato che me l'ha danneggiato e distrutto. Ovviamente questo è un enorme problema per la registrazione. L'uomo cassa ha cercato di sabotarmi in tutti i modi. Adesso cercherò di doppiarmi in alcune zone e raccontarvi quello che stava succedendo, perché quello che è successo è assurdo e non potete assolutamente perdervelo. Ma quindi dobbiamo entrare in questa struttura gigante? Va bene, ora ad entrarci però. Anche io tantissima, cameraman, l'importante è che ci guidi tu, perché noi non sappiamo assolutamente dove mettere piede. Non posso. Come no? Perché giustamente se il suo amico è stato glitchato, entrare dentro, perché poi si ritrova glitchato anche lui ed è un guaio, e non sia mai il signor cameraman poi viene colpito e poi diventa cattivo e vuole uscire anche noi. Quindi giusto così, Riccardo, dobbiamo entrare da soli. Sarà spaventoso, sarà pericoloso, sì, ma noi adesso dobbiamo farlo, andiamo. Prima di entrare però, l'uomo telecamera si ricorda di darmi un oggetto molto particolare, delle cuffie insonorizzanti che mi serviranno poi a sopravvivere dai giganti suoni super potenti dell'uomo cassa. Solo grazie a queste potrò sopravvivere. Siamo entrati qua dentro, non lo so, guardate, è tutto quanto abbandonato. Ci sta che qua dentro sia rinchiuso il signor cassa? So soltanto che adesso le mie mutande sono sporche di marrone. Ho provato a proseguire e come vedete era tutto quanto ostacolato. C'erano materassi per terra. Come vedete qui ho fatto dei salti veramente incredibili. La situazione iniziava a farsi sempre più preoccupante, anche perché dell'uomo cassa non si sentivano tracce, non c'erano suoni, non c'era niente di niente. Non so neanche quanti piani sia tutto questo grandissimo edificio. E poi, madonna, guarda qua dentro! Guarda per terra, ci sono detriti di ogni tipo, bottiglie, cose, lì ci sono addirittura passeggini. Secondo me qua dentro l'unica cosa maledetta non è soltanto l'uomo cassa, ci sono un sacco di altre cose, secondo me potrebbero trovarsi anche dei fantasmi o roba del genere. Abbiamo trovato un muro in cemento, in questo muro c'era una fessura. Mi abbasso per controllare cosa ci fosse dentro e oh mio Dio, c'era l'uomo cassa, l'avete visto? Inizio un attimo ad impanicarmi! Non me lo sono immaginato! Sì, Max, l'ho visto! Era là dentro! È andato praticamente all'interno di quella stanza! Forse non dovrei urlare in questo momento! Max, seguimi, mi paro, che devo fare? Riccardo giustamente si preoccupava, perché vedendo l'uomo cassa aveva paura potesse emettere qualche strano rumore, e lui non aveva le cuffie come me. Solo io ero protetto, infatti. Lui era in grandi guai. Facciamo che li entriamo dopo. Non credo che adesso sia ancora il momento, e anche perché ho un po' paura. Quindi vediamo un pochino qua che cosa c'è. Vieni, vieni. Piano, perché potresti cadere giù. Io cerco di capire cosa ci sia qua sotto. Non lo so, vedo soltanto dei detriti, Riccardo. Non c'è... Madonna mia. No! C'è un altro pezzo di cesso! No, non possiamo andare avanti così, Riccardo. Non possiamo andare avanti così. Di sicuro qui sta succedendo qualcosa. Non è possibile. Una cosa che è stata veramente resa maledetta proprio dallo schifo di toilet. E poi ci sono tutti quanti i cessi distrutti. Non me ne raccontano giusto. Lo senti anche tu, vero? Non lo sto immaginando. Non sto impazzendo. Non sto impazzendo. Riccardo, Riccardo, vieni, Riccardo! Eh sì, avevamo sentito proprio la solita canzone. Così giustamente consiglio di fare silenzio. E guardate qua! Oh mio Dio! Era passato proprio a 2 metri da noi! Come ha fatto a non vederci? L'unica parte in cui dobbiamo ancora andare è questa. La risposta per trovare l'uomo cassa è entrare qua dentro. Ho paura, vado prima io. Ok, vieni. Piano, Riccardo, io come vedi sto cercando di fare più luce possibile. Non so se i ragazzi da casa stanno vedendo. Ovviamente ho bisogno anche del vostro aiuto. Lasciate like e iscrivetevi al canale più che mai, perché è in questo momento che ho bisogno della vostra carica e della vostra forza. Lui prima era entrato qua dentro, giusto? Vero, Max, sì. Allora, inizia a venire un po'. Vediamo se è ancora qua. Prova a vedere piano, Fai illuminare. Non c'è. No. La sento. La senti anche tu? Questa, aspetta, questa non è la canzone dello schifo, se sbaglio. Cassa attaccato! La canzone è talmente potente che neanche più i glitch del microfono si sentivano. Tutto era distrutto, l'audio, qualsiasi cosa. Ma intanto avete visto, ha rapito Riccardo e ora è sparito. Dove sono andati?
Questi sì che sono problemi adesso. Anche se sento questa canzone che è fortissima, cavolo. Il tuo amico è stato rapito, ora tocca a te. Ma chi ha messo la telecamera qua? Io non so cosa sta succedendo. In realtà non so neanche se vedrete mai questo video. Mi hanno lasciato la telecamera qui davanti a me a riprendermi, come se mi stessero dicendo che devo riprendere a tutti i costi. Ma per quale motivo? Adesso arriva la parte più importante. Dove cavolo sono finito? Cos'è questo? Questo posto? Una sorta di Riccardo? Riccardo! Oddio! Riccardo! Ma non risponde! Lui è stato rapito dallo speakerman! L'altra volta vi ricordate che non aveva le cuffie, è stato rapito da quella porta! E adesso siamo stati portati qua dentro! Io non so quanto tempo è passato, realmente sono passati giorni, ore e non ho la più pallida idea! Non ho più il telefono, non ho un orologio, non so vedere che ore sono! So soltanto che adesso siamo finiti in una sorta di cella in cui non c'è assolutamente via d'uscita! Anzi, aspetta un momento, in realtà la via d'uscita c'è! C'è la porta! E la porta è aperta. Mi sembra un pochino strano il fatto che ci sia una porta all'interno di una gabbia aperta. Io proverei ad uscire a questo punto. Il problema è che Riccardo è rimasto lì per terra. Di sicuro se possiamo uscire poi troverò una soluzione per svegliarlo. Faccio silenzio che potrebbe esserci chiunque qui in zona. Ah! Oddio! Lo speakerman! Ti prego, stai fermo, stai fermo! Ha le chiavi in mano! Oh madonna, cosa vuoi fare con queste chiavi? Provo a prenderle, guarda, me le sta facendo vedere. Se sono abbastanza veloce forse potrei riuscire a prenderle. Dammi le chiavi! Oh, cosa fa? Cosa fa? No! Perché no? Cosa vuole fare lo speakerman? No! 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 Non chiudermi! Non chiudermi! Ti prego! No! Cosa c'ho? Cosa c'ho? No! No! No, 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 ecco, ecco cosa stavo aspettando. Stavo aspettando solo che mi svegliassi per rimanermi chiuso dentro. E adesso mi trovo qua dentro, senza poter fare assolutamente niente di niente, con Riccardo ancora per terra. Io cosa devo fare? Non posso nemmeno chiamare un'ambulanza. Non posso fare niente in questo momento. L'unica cosa che posso fare è chiedervi un like e un'iscrizione, che in questi momenti so che potrebbe non sembrare, ma possono essere veramente d'aiuto. Non ho mai studiato medicina, respirazione bocca a bocca neanche per sogno. Riccardo? Provo ad urlare, magari mi sente nell'immenso dei suoi sogni. Riccardo! Ma che cosa sta facendo? Sta facendo dei versi! Chissà che cosa sta vedendo in questo momento. Tipo, unicorni, non ho la più pallida idea. Ci sei? Sei sveglio? Max? Oh! Riccardo, riesci a capire? Riesci a vedermi? Sei tu? Sì, sono io, stai bene, non mi toccare! Sono io! Ok, ok, meno male, meno male. Sono molte cose che ti sei perso, Riccardo. Io adesso ti vedo qua a terra, probabilmente sei ancora un po' destabilizzato. Siamo stati rinchiusi dallo speakerman all'interno di questa gabbia. E ci ha praticamente trascinati qua dentro, non c'è più via d'uscita, dannazione! Speakerman, io mi ricordo solo che mi aveva rapito in quella casa abbandonata. Non ricordo. Per fortuna ci hanno rimesso all'interno della stessa gabbia. Almeno questo è un lato positivo. Dammi la mano, vieni! Ah! Ok, ci siamo. Mamma mia, è tutto sporchissimo qua dietro. Dai, l'igiene diciamo che non è la cosa che conta di più. La cosa importante adesso è scappare via. Io non volevo venire qua dentro. Brutti, io volevo soltanto lo schermo di toilet che lo guardavo con il drone. E poi è successo tutto quel fatto. Ci hanno rapiti, ci hanno messi qua dentro. E che cavolo, non me l'aspettavo tutto questo. Non ero pronto. Dai Max, non ti demoralizzare. Ecco, non mi devo demoralizzare. Ora devi pensare solamente ad uscire. Hai ragione, non possiamo mollare adesso Riccardo, non possiamo proprio. Dobbiamo impegnarci. Sì, vai. Io non mollo mai, non si molla mai ragazzi. Ok che non molli, ma ora che facciamo? Che dobbiamo fare? Io non lo so, aiuto. Cosa dobbiamo fare? Io l'unica cosa che mi viene in mente è guardarmi un pochino intorno. Siamo all'interno di una sorta di sgabuzzino che sembra un po' una prigione effettivamente, ma che forse non lo è del tutto. Quindi magari in qualche modo possiamo trovare qualche escamotage per uscire. Praticamente ci sono oggetti strani di ogni tipo: tubi, pezzi di acciaio, ci sono addirittura dei pallet di legno, una sorta di carriola. Io non so questa roba che cosa sia, fatto sta che è veramente molto strana. E qui invece c'è una corda.
Una corda messa in mezzo a una stanza in questo modo non mi sembra niente di buono. Non è che questo posto viene utilizzato per fare le torture? No, le torture no, l'ho sempre vista nei film e mi mettevo paura, mi mettevo a piangere, non riesco a vederla. Se guarda, ma dai, guarda, è una lampadina, vedi, non sono torture, tutto a posto, fino a un certo punto tutto a posto. Comunque, se continuiamo a vedere, guarda qua, questo, ora mi dici, questo che cosa sta a significare? È tipo un qualcosa per creare roba, forse emette segnali di elettricità. Se provo a mettermi dentro, secondo te ne esco vivo? Max, non lo so, prova. Perché lo sto facendo? Non lo so, aiuto. Ah, aspetta, aiuto. Attento, attento. Ok, ok. Sembra essere tutto. Non so cosa sia quel coso, non avvicinarti mai più. Ci sono state tipo delle onde elettromagnetiche, un qualcosa. Non so se hai sentito il suono. Sì, Max, lo sento. Per fortuna non è successo niente, ma viene utilizzato sicuro per fare roba strana quel coso. Meglio stare alla larga. Max, qua ci sono porte, cose. Ma non è questa qua una porta segreta e ci porta da qualche parte? Ma io dubito fortemente. Cioè, come può una porta in mezzo, Max, a nulla portarti da qualche parte? Ma che siamo? Hogwarts? Non mi sembra. Ma fammi vedere se qua sopra c'è roba. Ah! Oddio! Ah! Ma c'è l'uomo cazzo! Ci sta spiando! Ma dove cavolo vai? Ho paura! Cavolo, dai, il rumore! Non ho nemmeno più le cuffie! Non posso proteggermi in nessun modo! È andato via! È andato via! Ci sta spiando, ma non vuole fare niente! Ok, molto strano. Max, ma quello là sopra è un buco! Potremmo provare a uscire da lì! Hai ragione! Come cavolo ce l'arrampichiamo là sopra? Aspetta, fammi vedere se è possibile. No, non ci riesco. No, Max, ma quello di te è una scala? Ma non l'avevo vista prima! È un triangolo, ma può essere utilizzata come scala forse! Che forzuto, Max! Oh, ok, ora bisogna portarla là sopra però! Forza, Max, forza! Dai, bravo, bravissimo! Bravissimo! Potevi farlo tu, che sei più grosso! Come faccio? Come ci riesco? Max, ci penso io! Max, mi chiamavano Macho Man! Macho Man, fammi vedere quanto sei macho! Non si... Oh! Macho Man? Tu sei un po' stupido perché mi chiamavano anche, oltre che Macho Man, anche Einstein. Guarda qua. Einstein. Basta solo appoggiarlo. Ma incredibile, Einstein ce l'abbiamo qua. Meno male, guarda, se non c'eri tu non riusciamo mai a scappare. Allora, io vado, Ok, speriamo. Max, attento. Non facciamo troppo rumore perché va a finire che poi l'uomo cassa mi sente e mi dà una bastonata in testa, cado e faccio una brutta fine. Ok, piano, piano. Mi sa che c'è via libera, ricca. Siamo in mezzo alle terre. Mettiamo lì, vado a uscire, vai. Va bene, vado. Lo senti? No. No. Aiuto. Scendi. Sto bene, Max. Copriti le orecchie, copriti le orecchie, copriti le orecchie, copriti le orecchie. Coprile. Sto correndo. Un pochino il suono. È entrato lo speaker. Riccardo, ma cosa c'hai in mano? Sembrano delle pozioni. Ma che cavolo, cosa sono queste cose? Va bene. Dobbiamo prenderle per forza. Non posso buttargliele addosso. No, Max, non lo farei. È minaccioso. Sai che dobbiamo bere, Riccardo? Ok, va bene. Se ne sta andando. Oh, porca miseria, adesso che dobbiamo fare? Penso berle. Ma tu veramente vuoi berla? Cioè, tu ti fidi di delle pozioni strane che ci ha dato lo Speakerman? Secondo te adesso noi beviamo queste cose ed è tutto a posto? Max, infatti ho un po' paura, ma poi, perché una è rossa e l'altra è blu? Ma infatti, a me ha dato quella blu e a te ha dato quella rossa. Possiamo anche fare a cambio. Max, non lo so, perché il rosso è il mio colore preferito, mi porta sempre fortuna. Ma io lo spero per te, guarda. Però se porta fortuna a te, porta sfortuna a me. Dobbiamo capire poi se hanno anche lo stesso effetto. Vabbè, io credo che però se non le beviamo adesso, lo Speakerman viene a distruggerci, tipo in un men che non si dica. Cin cin. Ma tu vuoi fare anche cin cin con sti cosi? Oh, ma la sto bevendo tutta. Ma è pazzo. Va bene, la bevo anche io. Ha un sapore stranissimo. Ma l'hai bevuta tutta! Era buonissima! Ma come era buonissima? Ma solo a me fa schifo! Speakerman!
Bis! Ma come puoi dire bis? È una pozione! Chissà che cosa ti succede adesso! Sì, Max, ma è una pozione veramente ottima, ve la consiglio, ragazzi. No, no, assolutamente no, non ve la consiglio per niente, anche perché non credo che troverete la... Sapere l'ultima goccia. No, io veramente non ho parole. Io più di questo non credo che berrò. Dai, ne voglio un'altra. Ne voglio un'altra. Ne voglio un'altra. Ne voglio un'altra. Spiegami, dove sei? Perché sei così iperattivo? Mi sta un pochino facendo un effetto strano. Dai, 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 un'altra. Ne voglio un'altra. No, Max, non lo dai. So. Max. Dai. Oddio, spiega bene, questo c'è Starbucks. Vabbè, fa niente, ne voglio un'altra, ne voglio un'altra, ne voglio un'altra. Andiamo, andiamo, andiamo. Di nuovo! Ecco cosa serviva quella pozione. Mi hanno addormentato. E dove sono finito adesso? No, sono in un'altra gabbia, in un'altra prigione. Questa è molto più piccola e mi sembra molto più spaventosa rispetto all'altra. Ma aspetta, perché sono da solo? Dov'è Riccardo? Io vedevo che lui aveva fatto un effetto diverso rispetto a me. Io prima stavo tutto mezzo dormendo. Infatti avete visto, ho avuto l'effetto del sonnifero e mi sono ritrovato qua dentro. Ma Riccardo invece, dove cavolo è finito? Dov'è Riccardo? Ma sono là, guardate, guardate. Cosa stanno facendo? Oddio, non so se avete visto, ragazzi, perché forse non è messo a fuoco. Però è entrato dentro di nuovo alla gabbia di prima, credo. Mi sembra la gabbia di prima quella. Io prima di addormentarmi mi ricordo di aver visto che lo Speakerman aveva fatto uscire Riccardo. E ora io che sono entrato qua dentro e lui sta rientrando di nuovo lì. E perché tutto questo? Cosa sta succedendo là dentro? C'è del fumo! Oh mio Dio! Ragazzi, si sta riempendo tutto quanto di fumo e non so se riuscite a vederlo. Oh madonna, cosa sta succedendo all'interno di quella stanza? Che puzza! Mamma mia! Se solo potessi uscire, liberatemi! Cameraman! Oddio! Cameraman! Ma che cavolo ci fai qua? Oh madonna, mi è venuto a salvarmi! Cameraman! Mi hai liberato! Come cavolo hai fatto a venire? Oh madonna, guarda lì che cosa sta succedendo da dentro! Sta uscendo un sacco di fumo da dentro la prigione del nostro amico! Oh madonna mia, che puzza! Che cosa sta succedendo là dentro? Madonna, cameraman, ma tu come hai fatto a trovarmi? Pericolo grande! Pericolo grande? Fammi vedere, no, madonna, qua non si vede niente! Sono rimasti chiusi qua dentro! Ma che cavolo! Cosa sta succedendo? Ragazzi, Riccardo si è trasformato nello Skinny Dog! E lo Speakerman ha creato un mostro! Adesso, che cosa dobbiamo fare, cameraman? Io veramente non ho più paura di avere la testa di un Skinny Dog! Cosa cavolo hanno fatto, mio amico? No, 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 no! Ma cavolo, corri! Mi stai seguendo la Skinny Dog? Oddio, 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 ragazzi! Qua c'è un coso, salta! Oh! Lascio voi, ma guardate come corre, ma cosa sta facendo? Cosa vuoi da me? Via, via! Devo correre, devo correre, devo correre, devo correre. Sono tornato nella zona dove erano fatti i primi video. Vi ricordate, ragazzi? Qua è dove c'era la casa abbandonata. E magari posso entrare là dentro. Posso far finta di nascondermi lì, fare un giro incredibile e seminarlo. Oh, sto correndo da mezz'ora, ragazzi. Ho bisogno del vostro aiuto. Lasciate anche iscriviti al canale. Eccolo, vieni. Vieni, iscriviti top. Cavolo, mi nascondo qua. Eccolo, eccolo. Dove sta andando? Non mi ha visto. Pensa che sono entrato in casa. Oh mio Dio, ragazzi, sto correndo da un sacco di tempo. Non ce la faccio più. Io non so cosa sia successo a Riccardo, vi giuro. L'hanno completamente distrutto. L'hanno fatto diventare lo Skip di Dop. E adesso vuole uccidermi. Io non capisco quella pozione. Che cavolo di effetto strano gli ha fatto. Devo capire anche dove è finito il cameraman. Non so dove è finito. Per questo sono venuto qua. Perché qui, vi ricordate, c'è la sua base. Dovrei andare proprio là, secondo me. Sì, lo vado a cercare. Provo ad uscire da qua senza farmi vedere. Eccolo, eccolo, eccolo. Vai. Vado piano, ok? Ok, non mi ha visto, non mi ha visto. Vado via. Ok, ha iniziato anche a piovere, ma non è quello la cosa importante. L'importante è che adesso abbiamo seminato quel maledetto dello Skip di Dop. Riconoscete questo posto? Siamo tornati nel mega container gigante dove abbiamo evocato il cameraman nel secondo episodio. Speravo di trovare il cameraman qui dentro. Ragazzi, ma è qui davanti! Cameraman! Madonna mia, che cosa fai qua? Ma cosa sono quelle? Finalmente ti ho trovato! Era un sacco di tempo che ti stavo cercando. Eravamo insieme e poi all'improvviso sei sparito! Ciao,
Oh madonna mia, sì! Finalmente Cameron, finalmente siamo tornati insieme. Anche se non dovremmo essere così felici. Lo schivito top mi sta inseguendo. Per fortuna sono riuscito a seminarlo. Ma adesso potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ma ora ho visto che stai facendo delle cose con delle boccette. Si può sapere che cosa stai facendo? Clonato pozione cattiva per pozione buona. Cameraman, da quando sei diventato anche un piccolo chimico? Effettivamente questa qui, ragazzi, sembra proprio la pozione che ha bevuto Riccardo. A quanto pare è proprio quella che ha clonato e che l'ha reso cattivo. Però vedo che lì vicino c'è una pozione gialla. Pozione buona. Ok, quindi in teoria dovremmo creare una sorta di miscela tra la pozione cattiva e la pozione buona per creare un vero e proprio antidoto per guarire il nostro amico Riccardo. Sarebbe perfetto. Bene, quindi la devo mescolare. Il fatto è che io non sono un piccolo chimico come te, signor cameraman. Quindi, quale devo mettere prima? La rosa nella gialla? Vabbè, non credo cambi qualcosa. No. Come no? Scusa, quindi devo mettere la gialla dentro la rossa. Esatto. Ah, ok, va bene. Quindi la vado a mettere, non devo perdere niente. Attenzione, perfetto! E questa è la pozione definitiva! La pozione che dovrà far guarire il nostro amico. Chissà se funzionerà e soprattutto chissà come faremo a fargliela bere. Questo di sicuro non lo so. Pozione gialla ti dà potere. In che senso mi dà potere? Quindi se adesso la bevo, tipo mi potenzio? Sì. Ah, io la bevo allora. Mi è arrivata tipo una vampata di calore incredibile. Ma che cavolo è? Dammi subito la telecamera, mi sento carichissimo. Dove sono loro? E io non lo so, signor cameraman, come faccio a sapere dove sono? Però c'è una cosa a nostro favore, perché guardate cosa qua. Ho il nostro carissimo drone che sta partendo incredibilmente nell'alto dei cieli. E siamo sempre qua, ragazzi. Come vedete è tutto quanto bagnato. Stiamo sopravvivendo ad un'alluvione clamorosa che è appena finita. Quindi per fortuna adesso possiamo far volare il drone, perché il drone con la pioggia si distruggerebbe tipo subito. Ora, signor cameraman, so che tu non sei un uomo dalle mille parole, essendo che comunque non è che già è tanto che parli, insomma. Quindi facciamoci un pochino un giro qua intorno e vediamo se riusciamo a intravedere i nostri amichetti, che tanto amichetti non è che sono in realtà. Ovviamente, ragazzi, voi se li vedete scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché loro potrebbero essere letteralmente ovunque e io potrei non accorgermene subito, ovviamente. Signor cameraman, stai sempre attento. Tu che hai la supervisione imponentissima, potentissima, stai attento a tutte le cose, perché potrebbero essere letteralmente ovunque. Lei dove stavo scappando? Oh, oddio! Vedo qualcuno! Aspetta, ha una maglia rossa. Io però ho paura dell'uomo speakerman, perché potrebbe fare letteralmente qualsiasi cosa. Lui, ci ricordiamo che ha il super suono sempre, quindi potrebbe distruggermi in qualsiasi momento. Cameraman, cosa stai facendo? Oddio! Ha le cuffie! Oh madonna mia, ragazzi, ha ripreso le cuffie. Ma questo è un altro modello, perché le altre me le hanno rubate. Grandissimo cameraman, queste qua ce le teniamo per bene, perché così... Cosa stanno facendo voi due? Oh madonna, ma si stanno allenando? Fermi un momento. Non capisco bene cosa stanno facendo. Stanno ballando? Stanno con la canzone dello Skippy Dop. Ma che cosa stanno... Stanno ballando la facciata. Ma che cosa sto vedendo? Fatto sta che ricordiamo che l'uomo cassa è veramente diabolico. Fa cose davvero strane. Non capisco cosa stanno facendo davvero. Guardate, si stanno picchiando. Oh, aspetta. Ma vedo bene o sbaglio? Ma lo speakerman ha in mano una pistola. Io questo non me l'aspettavo, l'uomo. Aiuto, la pistola, cameraman. Giriamogli intorno, cerchiamo di capire un attimo cosa stanno facendo. Guardate, si stanno allenando. Guarda, gli sta tirando i pugni sulle mani. Peccato che dopo dovremo farlo noi questo combattimento. Io però devo capire, dobbiamo capire un attimo cosa fare. No, hanno messo il drone. Oh cavolo, cosa stanno facendo? Lo stanno sparando. Porca miseria, aspetta, ci stanno rincorrendo, signor cameraman. Questo è un problema però. Allora, adesso dobbiamo andare da una parte, perché non possiamo mica portarli dentro al capannone dove siamo noi in questo momento. Se ce li portiamo là dentro sarebbe tipo una missione suicida. Ce li portiamo da noi, e non è quello che vogliamo fare, dato che comunque ricordiamo che il nostro obiettivo è quello di dare al signor Skippy Dop, che sarebbe Riccardo, il nostro antidoto per salvarlo. Questa è la direzione del capannone. Sono praticamente qua fuori. Sono arrivati praticamente pure al capannone. Noi siamo qua e mentre loro sono lì, guarda Karen.
Allora, facciamo una cosa. Vieni via, vieni via, vieni via. Dobbiamo allontanarci, dobbiamo allontanarci. Dobbiamo trovare un posto per nasconderci. Dove possiamo andare? Guarda, loro stanno entrando letteralmente dentro al capannone. Vogliono da tirarci calci, vogliono fare cose assurde. Stanno entrando, sono venuto da lì. Porca miseria. Eccoli, guarda. Guarda, porca miseria, sono là. Ok, ok, ok. Ci conviene allontanarci un attimo. Nascondiamoci dall'altra parte. Credo che qua vada bene. Guardali, sono entrati dentro. Porca miseria, andiamo a vedere cosa stanno facendo. Qua dietro ci sono le nostre cose, guarda. Stanno con la pistola in mano. Ci vogliono ammazzare. Meno male che noi non siamo più là dietro. Porca miseria. Oh cavolo, aspetta, aspetta. In teoria loro per fortuna non ci vedono. E per fortuna a quanto pare non vedono più il drone. Sono tristi, guarda, perché non ce l'ho trovati. Sono affranti. Bene, ok, l'importante è che noi siamo riusciti a nasconderci, siamo riusciti a scappare. Il problema è che adesso bisogna iniziare a combatterli, sennò così non usciremo mai vivi. Cameraman, ti senti pronto? Prontissimo. Si stanno salutando! Cameraman, questo potrebbe essere il tuo momento. Devi partire, vai a sconfiggere lo speakerman. Prova a farlo tornare normale, vai! Oh mio Dio, ragazzi, guardate! Sta partendo il cameraman! Sta andando a pushare lo speakerman! Oh, madonna mia! Lo speakerman non se ne sta accorgendo! Sta rimanendo girato! Sta per succedere qualcosa di epico, ragazzi! Guardate! Il cameraman sta per attaccare da dietro lo speakerman che non l'ha visto! Adesso potrebbe arrivare qualche colpo! Prepotentissimo! Vai, cameraman, dai! Crediamo tutti quanti in te! Vai! Colpiscilo! Colpiscilo! Vai! Oh, l'ha preso, l'ha visto. Oh mio Dio, si stanno combattendo. Oh madonna, che battaglia assurda. Guarda, si tirano i calci. Oh mio Dio. Vai cameraman, vai. Distruggilo, asfaltalo. Fagli vedere che sei più forte. È un combattimento incredibile, guardate. Pugni, colpi, oddio. Oddio, lo sta mezzo sconfiggendo. È caduto per terra, si sta proteggendo. Tipo, non capisco, addirittura i calci, le piroette. Ma cosa fai cameraman? Oh, oh no. È arrivato lo schemi top! Guardate! Oh porca miseria! Sono proprio laggiù! No, 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 no! Devo fare qualcosa! Devo fare qualcosa! Devo fare qualcosa! Devo fare qualcosa! Devo andare io! Devo andare io per forza, ragazzi! Devo salvare il cameraman! Devo salvare il cameraman! Guardate! Lo sta puntando con la pistola! È lì giù! Lo speakerman è rimasto a terra! Allora, 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 aspetta, aspetta, aspetta! Devo riuscire a trovare una strategia vincente! Devo farmi tutto quanto in giro! Devo prendere assolutamente le cuffie! Così che posso sopravvivere agli attacchi dello speakerman! Ok! Mi nascondo dietro al muro. Loro sono là, ragazzi. Li vedete? Ok, prendo le cuffie. Cavolo, ragazzi, devo entrare in scena. Ok, vado. Ho bisogno del vostro aiuto. Iscrivetevi e lasciate like. Buttati la pistola. Prendi questo, schifo di top. Vieni da me. Vieni da me, sei coraggio. No, no, no. No, 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 no. Ho posso solo dire camera, ragazzi, devo combattere! Lascia stare il cameraman! Lascia stare il cameraman! Sto a terra! Sto a terra! No! Fermi, vai via! Cosa sta facendo? Perché sto parlando? Cosa fa? Cosa fa? Vai! Vai addosso! Uè, il combattimento sta andando verso una brutta strada! Non doveva finire così! Oh! Fermi! Speakerman! Si è alzato! No! No! Nessuno! Oh cavolo, per fortuna le cuffie! Sta stendendo tutti! Anche i suoi amici! Per fortuna io non lo subisco! Ho le cuffie! Non ci hai pensato, eh! Lurido! Sfrutto il fatto con le cuffie per darti il colpo di grazia! Vieni qua! Ah! L'ho steso! L'ho steso! L'ho steso! Sì! Ed è finito il suono finalmente! Posso togliermi queste maledette cuffie! No! No! No, amico! Cameraman! Cameraman, a quanto pare siamo riusciti a sconfiggerli. Ho praticamente distrutto lo speakerman. Ma adesso cosa dobbiamo fare? Riccardo! Skip the top! Sì, perché tu non sei lo skip the top. Tu sei Riccardo. Ti ricordi chi sei veramente? Ti ricordi che non sei lo skip the top? Tu sei nostro amico. Non sei dalla parte di quel maledetto. E nemmeno dalla parte dello skip the toilet. Skip the top? Cameraman, digli qualcosa. Non riesci a capire che lui era nostro amico prima. Prova a dargli la mano, come facevate sempre, magari così si ricorda della vostra amicizia. No, questo non dovevi farlo, questo non dovevi farlo. Ricca, noi siamo amici da un sacco di tempo. Quella pozione ti è entrata nel cervello, tu sei buono. No, no, mi sa che non ha capito, mi sa che non ha capito. No! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È scappato! Cameraman, e non ci voleva questo. Dovevamo dargli l'antidoto, ma lui è scappato via. È rimasto con lo speakerman lì per terra.
E a questo punto che cosa facciamo? Pozione! Però non volevo darla a Riccardo, non a lui, che è rimasto per terra, sta lanciando le pietre, non ha più le forze. Ok, muoviamoci, dai, diamola a lui prima che facciamo altri danni. Dobbiamo dargliela allo Speakerman, dobbiamo costringerlo. Speakerman! Lo so che hai paura di noi, guardalo, ormai è tutto ferito, tutta la sua maschera è sporca perché le ha prese sia da me che dall'uomo cameraman. Anche perché ricordiamo che lo Speakerman in realtà è buono, quindi anche se gli diamo la pozione effettivamente lo facciamo tornare alla sua forma originaria. Lui prima era amico del cameraman. Prova a dargli la mano, sì, in segno di fratellanza. Madonna mia, no, non c'è niente da fare cameraman, bisogna dargli la pozione per forza. L'ha bevuta? Sì, l'ha bevuta! Oh mio Dio! Ok, sarà tornato buono? Speriamo. Riesci a darmi la mano? Me la dai o mi dai un pugno? Sì, mi ha dato la mano! Vieni, alzati! Adesso soltanto Riccardo è diabolico. Dobbiamo salvarlo dalle grinfie dello skip di toilet. Ora però io non mi voglio dare per perso. Voglio capire almeno dov'è Riccardo in questo momento, perché lui è scappato. Non voglio lasciarlo andare via. Tanto credo che non ci sono problemi. Un'altra pozione la possiamo ricreare, giusto? Sì. Ok, questo è l'importante. E allora facciamoci un pochino un giro, che magari è ancora da queste parti. Dov'è? Dove cavolo è? Eccolo! È qui! Sta andando verso la casa dello skin di toilet! Non mi dire, non mi dire che adesso ha perso lui come co-capo e sta andando dal suo vero capo. Sta parlando insieme allo Skibidi Toilet, non capisco. Gli starà dicendo qualcosa con la lingua dello Skibidi. Oh mio Dio. Ok ragazzi, il nostro obiettivo è quello di salvarlo. Lo scopriremo nel prossimo episodio, ce la faremo? Io spero di sì. Ora però l'importante è che siamo in 3 contro 2. La maggioranza vincerà, io spero di sì. Ragazzi, stiamo seguendo Riccardo, lo skip di Dop, che sta praticamente camminando da un sacco di tempo. Amici, lo stiamo seguendo da, non lo so, penso un paio di orette. E non sappiamo dove sta andando, guardate, sta skipidondeggiando. Ma siamo finiti in una zona veramente strana. Non siamo più dove eravamo in quel capannone l'altra volta. Siamo finiti in questa zona, tra l'altro sotto questo super ponte, dove tra l'altro passa il treno. E voglio capire cosa sta facendo lo skip di Dop. Guardate, sta tirando calci alle cose. Forse è arrabbiato, ragazzi. Il cameraman dice di sì. Tu, Speakerman, che prima eri cattivo e che adesso per fortuna ti sei unito dalla parte dei migliori, mi saresti spiegare per quale motivo lo skip di Dop sta andando verso questa zona? Tra l'altro lì davanti c'è un mega villone gigante e lui sta analizzando le piante, sembra quasi un animale. Villa misteriosa. Villa misteriosa? In che senso? Quindi mi stai dicendo che lui in teoria deve entrare in quella villa? Non lo so, sta prendendo un fiore, cosa sta facendo? Perché sta prendendo un fiore? Forse vuole darla a qualcuno. Mi raccomando ragazzi, noi abbiamo sempre bisogno del vostro supporto, anche se ora siamo in 3 e c'è soltanto il signor Skippy Top, che chissà quali strani piani in mente. Lasciate like e iscrivetevi al canale per aiutarci. Cosa fa? Ma che cavolo? Ma ragazzi, perché si sta inchinando davanti alla casa? Che cosa di strano questa casa? Perché si sta inchinando? Vuole entrare, guardate, c'è il portone. Oh mio Dio, forse ecco perché ha preso il fiore. Vuole darlo a qualcuno presente qua dentro. Sta bussando alla porta. Continua a fare il balletto dello skip di Dop Dop e sta dicendo tipo sono io. Ma non lo stanno aprendo ragazzi. Sta provando ad arrampicarsi alla finestra. Di sicuro non è un parkourista. Cosa vuole fare? Oh, la sta lanciando ragazzi. Si è arrabbiato veramente tanto. Sta avendo... No ragazzi, no, c'è qualcosa che non va. Sta avendo degli spasmi nervosi tipo. Guardate, se ne stanno a tirare i calci. Ok, questo credo sia un sinonimo di incazzatura. Oddio, ha visto qualcosa. Strano che non abbia ancora visto il drone per fortuna. Oh mio Dio, Speakerman, tu sai qualche altra cosa su questa casa? Skippy di toilet. Oh mio Dio, sta scavalcando. Questa cosa è strana. Bene ragazzi, a questo punto io direi di raggiungerlo. Voglio entrare anch'io in questa casa. Voglio capire che cosa sta facendo. Andiamo. Ma prima di andare verso Riccardo, ovvero lo skip di Dop, ragazzi, io ho visto questa cosa, questo buco nel muro, e mi sembra veramente molto sospetto. Quindi non lo so, vorrei un pochino esplorarlo per capire se magari possiamo trovare qualche indizio qua dentro. Ma che posto è questo? È pieno di, non lo so, rami, cose, piante. Sembra un posto di un videogioco ragazzi. Questa roba è stranissima. Guardate, venite qua. Provo a passare in qualche modo.
Ma quello lì è un cesso! Qui c'è qualcosa che non sappiamo, ragazzi. Ne sono abbastanza sicuro. Perché il fatto che lì ci sia un cesso, proprio qui, in mezzo al nulla, in mezzo a tutte queste cose, tra l'altro vedo anche pentole, ruote. Forse qua dentro c'è tipo una sorta di discarica. O questo ci vuole far capire che in realtà qua in zona ci sia qualcosa correlato agli schivi di toilet. Proprio come eravamo nella zona dell'altra volta. Vi ricordate la casa abbandonata? Ecco, qua è sempre abbandonato e qua abbiamo trovato sempre un cesso. Puntualmente, in ogni punto in cui andiamo, troviamo sempre cessi distrutti. Forse un vero e proprio modo per distruggere gli schivi di toilet esiste! E questa è la prova. Ora, bisogna capire come. Là dietro mi incuriosisce veramente tanto. Però, ragazzi, la vedo molto pericolosa come cosa e probabilmente non ci potrei nemmeno entrare dentro. Vabbè, io direi, per il momento usciamo da qui. Abbiamo scoperto cose interessanti, ma ricordiamoci che dobbiamo andare dallo skip di top. Visto da qua sembra ancora più enorme. Lui era provato ad entrare proprio qua dentro, dove sta il portone. E adesso, oh mio Dio, ecco, guardate. Qua c'è proprio la gomma che ha lanciato lui. E qua sembra, oddio, ma questo qua è il fiore! L'ha messo lui qua dentro! Oh, oddio, sento dei rumori. Sento dei rumori provenienti da dentro la casa. Ragazzi, si stanno muovendo. Ragazzi, non so se si riesce a vedere. Si stanno muovendo delle cose. Comunque ci sono dei rumori strani. Amici, sta succedendo qualcosa di strano in quella casa. Secondo me... sento delle botte. No, no, ragazzi, dobbiamo darci una mossa. Qua dentro sta succedendo qualcosa. Io ho paura di perdermi delle cose importanti. Ho paura che da lì dentro possa uscire un mostro. Allora, lui mi sembra che è entrato praticamente qua. Oh mio Dio. No. Cosa sono quelle cose? Sono letteralmente delle ossa. Ok, mi sto iniziando a preoccupare più del previsto. Probabilmente vengono da qua sotto. Che cosa c'è? Un sotterraneo. Mi sa che non ci si può entrare. E sinceramente io non entrerei. Anche perché lo skip top non è entrato. Non vedo perché dobbiamo entrarci anche noi. Ma se questo video raggiunge 20.000 like, prossimamente proveremo ad entrare anche qua sotto. Magari scopriamo cose ancora più incredibili. Io credo che per me non ci siano problemi ad entrare. Ma tu, Speakerman, sai fare parkour. Ok, adesso voglio vederti alla prova. Dai, vediamo che cosa riesci a fare. Sono curioso di scoprirlo. Attenzione, mette un piedino, mette l'altro piedino. Vediamo un po' che cosa sta facendo. Ma ok, io già non so perché, ma lo sapevo che questo qua sarebbe andato male. Cameraman, fai qualcosa, che il tuo micro non sa arrampicarsi in una finestra. Tutto a posto, possiamo riprovarci? Ok, bene, allora adesso vi faccio vedere io come si scavalca una finestra. Dai, guardate. Perfetto, ti giri in questo modo. E lavoro fatto. Ora basta fare un salto dietro ed eccoci dentro. Noi, ragazzi, vi aspetto, venite. Bene, ragazzi, bravi, siete entrati, complimenti. Ma adesso non bisogna più urlare, perché ora Riccardo, lo skip di dopo, potrebbe essere ovunque. Attivate la stealth mode. Bene, e andiamo piano piano, senza farci sentire. Oddio. Ragazzi, era lì sopra, l'ho visto, stava salendo le scale. Ma secondo voi no, ha una missione, vuole fare qualcosa? Voi ne sapete più di me, per caso? Casa potenziamento. Che cavolo significa casa potenziamento? E tu sapevi queste cose e non me l'hai detto prima? Cioè, lui qua dentro si viene a potenziare, Io sono. Oh cavolo, ci ha sentiti. Ragazzi, venite, qua dentro c'è una stanza buia. Oh mio Dio, silenzio. Ok, ragazzi, non fate rumore, state fermi. Dove siete? Ecco fuori. Facciamoci sentire, devo stare fermo un po'. Ragazzi, l'avete visto? Era qua fuori. Ok, adesso lui sicuramente si allontana. Quindi basta aspettare davvero. Non fare rumore! Basta aspettare davvero poco. Mentre dovremmo stare tranquilli. Mamma mia, ce la siamo visti veramente, veramente brutta. Che questo ci serva da lezione, cavolo. Non possiamo fare rumore, perché sennò arriva lui e... finisce male, lo sappiamo. Che poi, in realtà, no. Perché dovremmo avere paura dello skip top? Noi siamo in tre, lui è da solo. Scusa, non possiamo distruggerlo in 3 secondi. Hai ragione. Ragazzi, perché cavolo, noi stiamo avendo così tanta paura. Ma infine, in dei conti, noi siamo in tre. In tre dovremmo praticamente distruggerlo. E allora di che paura abbiamo? Andiamo subito a distruggerlo e diamogli anche la pozione, perché... aspetta, abbiamo un'altra pozione, giusto? Pozione? Non avete fatto la pozione? Questo potrebbe essere un problema. Io ero sicuro che voi avevate preparato la pozione dell'antidoto, la stessa che avevate dato lo Speakerman. Ma l'altra volta giustamente se l'è presa lui, e quindi non ne abbiamo più.
Noi l'abbiamo finita tutta. Ragazzi, dai. E adesso come facciamo a guarire Riccardo? Non ci abbiamo nemmeno più l'antidoto. Come possiamo fare? Non ha senso. Lo uccidiamo. Ma possiamo mai ucciderlo? È comunque mio amico. Io vorrei che tornasse buono, tornasse alla vita di tutti i giorni. Ma loro si stanno già preparando coi pugni. Ma no, ragazzi, dai. Ma non mi sembra. Vabbè, dai, seguitemi. Andiamo a vedere. Magari troviamo qualche altra soluzione qua dentro. Comunque, io la prossima volta non mi devo fidare di voi. Lui è salito qua sopra. Però adesso potrebbe veramente essere ovunque. Quindi io cerco. Oh, lo avete sentito? Lo avete sentito, ragazzi? Ma sto urlando! Fatemi andare subito a vedere che sta succedendo! Muovetevi, venite qua, venite! Ma lo sentite anche voi? Ma dove viene? Da dove cavolo viene? Cosa sta succedendo? Fatemi vedere! Oh mio Dio, ragazzi! Ma cosa gli sta succedendo? Perché sta urlando? Cos'è questa cosa energetica che gli va addosso? Momento giusto! Oh mio Dio, cosa fate, ragazzi? Ma lui si è appena potenziato! È potentissimo! Ah! Ragazzi, sta succedendo qualcosa che non deve succedere! Fatemi nascondere subito da qualche parte! Oh madonna, ragazzi! Si è potenziato tantissimo! Lo avete visto? Stava urlando, gli è arrivata quella cosa energetica attorno! E con un colpo ha scaraventato via il cameraman e lo speakerman! Cameraman, che succede? Cameraman, entra dentro, non farti vedere più. Mi spieghi che cosa è successo? Come fai a stare ancora vivo? Fortissimo. Oh madonna, ma che cosa ha fatto? Speaker, ma ha fatto male anche a te? Oh mio Dio, e ora come cavolo facciamo? Cioè, lui è entrato qua dentro per potenziarsi e noi non siamo potenziati. Oh no, questo è un guaio. Tipo Menda? Oh mio Dio, aspettate, io forse so di che si parla. Ma in che senso è la soluzione? E poi, da dove cavolo lo peschiamo? Ma voi sapete chi è il Tipo Menda? Andiamo un attimo a vederlo. Il Tipo Menda è stato avvistato in uno degli ultimi episodi dello Skippy Toilet. E da quello che ho visto, ha dei poteri telecinesi, che grazie al suo televisore riesce a mettere delle onde particolari, tutte quante blu, che indovinate un po', riescono a ipnotizzare ogni tipo di nemico, che sia Skippy Toilet, che possa essere anche Skippy Top. Guardate, può essere letteralmente la soluzione. Ma adesso, ragazzi, dove cavolo lo prendiamo il Tipo Menda? Per Tipo Menda, fusione, io, speaker, tu non vedere più. Aspetta, non credo di aver capito. Cioè, voi due vi dovete praticamente fondere in una fusione per formare il Tipo Menda. Quindi non si può evocare a parte. E questo quindi significherebbe che io non vi potrò mai più vedere in tutta la mia vita. Esatto. No, io non voglio questo, cavolo. Cioè, ho capito che il Tipo Menda ci potrà aiutare, potrà essere d'aiuto. Ma cavolo, così non vi vedrò mai più. Noi siamo diventati amici, ci siamo conquistati tutto questo insieme. Non possiamo in nessun modo far sì che sì, uno più forte, che poi alla fine sarete sempre voi. Ma forse non vi ricorderete neanche di me dopo la fusione, giusto? Lui come nuova persona, tu nuova persona. Questo è un casino incredibile. Che poi questa fusione come funziona? Come si fa a fondere due persone, due entità strane? Perché alla fine questo siete insieme. Io non ne ho la più pallida idea. Forse questa casa potrebbe aiutarci. Cavolo, ho capito. Quindi questa è una casa magica. Io non voglio che vi trasformiate. Voglio che noi rimaniamo uniti come una vera e propria squadra. Quindi ragazzi, no, non riusciremo a sconfiggere lo Skippy Top anche da soli. Non abbiamo bisogno del Tipo Menda. Il problema, ragazzi, è che se vogliamo rimanere così come siamo, abbiamo bisogno di una vera e propria strategia. Non possiamo attaccare lo Skippy Top così a caso. Questa stanza credo proprio sia perfetta. Come potete vedere, ha una stanza al centro e tre porte di lato. Una, due e tre. In queste tre porte potremo metterci una volta io, una volta lo speakerman e una volta il cameraman. Così che una volta che lo Skippy Top arriverà proprio qua e prima o poi dovrà pure arrivarci, noi lo coglieremo a sorpresa da tre lati diversi, così che non potrà difendersi in nessun modo. Bene ragazzi, io credo che andrò fuori al terrazzo. Voi due andate uno da questa parte e uno dall'altra. Andiamo, ormai, ora o mai più. Siamo posizionati. Ragazzi, ci siete? Ok, il cameraman c'è e c'è anche lo speakerman. Ora bisogna aspettare soltanto che lo Skippy Top arrivi proprio qua. Dobbiamo chiamarlo in qualche modo, ragazzi, o aspettiamo che arrivi. Ah! Oh cavolo, non dovrebbe urlare. No, ragazzi, oddio, è arrivato. Ragazzi, allora, io non so quando attaccare. Guardate, lui è qua, ci sta cercando. Dove sono? Dove sono? Se solo sapesse che siamo qua fuori. È il momento di attaccare. 3, 2, 1, vai! Che male, cosa sta facendo? Sconfitti tutti quanti. No, Skippy, non avrei male.
Oh mio Dio! Sono praticamente sconfitti! Sono finiti di là! Ah Max, ora sei mio! Ora fai parte della mia famiglia, degli iscriviti top, vieni! No, mai, mai, non succederà mai questo! E invece sì che succederà, vieni! No, non succederà! Oh, no. Ora cosa faccio? Ha praticamente distrutto gli altri e non so cosa devo fare adesso. Sono rimasto solo. Max, sei ancora in tempo, non sai cosa ti perdi. Grazie allo scrivitore ti sei diventato più forte, più potente, la mia vita è migliorata. Non sai cosa ti perdi, sei ancora in tempo, vieni. Io unirmi agli skip di top, agli skip di toilet. Io non posso mai diventare uno come te. Tu hai capito che cosa hai fatto? Hai tradito il tuo amico, hai tradito me e sei diventato cattivo. Tu forse non ti rendi conto, sei ancora sotto effetto di quella pozione. Tu hai fatto soltanto del male a me e a tutti i nostri amici. Ricordati quello che sei, tu non sei così veramente. Io sono il bene, tu sei il male, sei ancora in tempo per cambiare. Hai praticamente ucciso il cameraman e lo speakerman e adesso ti vuoi permettere di dire che sono io il male. Ti hanno fatto il lavaggio del cervello, ormai c'è poco da fare. Sei ancora in tempo. Devo pure fino alla tua assistenza, vieni. No, come? Come? No, stai fermo, non vorrei mica buttarmi giù. Sì, Max, voglio buttarti giù io. No, no. Cosa sta succedendo? Oh mio Dio. Ma che è lui? Oh mio Dio, ma è il tipo man. Oh mio Dio, ha funzionato. Sei praticamente paralizzato. Chi sei tu? Chi sono io? Dovresti conoscermi, cavolo. Tu vieni dalla fusione dei due miei amici che, a quanto pare, hanno deciso di fondersi senza il mio consenso. Va bene, però mi hanno salvato la vita. Adesso lo schivi di dopo immobile. Guarda, l'hai praticamente paralizzato. E ora, come facciamo a guarirlo? Ci penso io. Oh mio Dio, guardate, ma lui è proprio la televisione. Ma se lo sta prendendo, cosa fa? Lo sta toccando, ragazzi, è come se gli stesse facendo qualche effetto strano. Ma cosa sta succedendo qua? Fermi, 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 che succede? Fermi! Dove sono? Riccardo? Max. Riccardo! Max! Oh mio Dio! Non ci posso credere! Sei tornato tu! Che è successo? Ma vedi come sei vestito, guardati! Okay. Cosa ho addosso? Che non l'ha lasciato via! Oh mio Dio, Riccardo, ma tu cos'è l'ultima cosa che ti ricordi? Ero in quella prigione, la pozione, non ricordo tanto. Ti hanno praticamente fatto il lavaggio del cervello, eri diventato lo schifo di doppio. Ora, grazie a lui, il tipo man, siamo tornati normali. Sei tornato normale. Ma è mio amico il cameraman, dove? Ma lo speakerman è sconfitto. Questa è una cosa un po' triste da dire. Sono spariti per sempre, si sono fusi e sono diventati lui, che pure ci ha salvato la vita, ma adesso noi non vedremo mai più né il cameraman e né lo speakerman. Il mio amico cameraman. Abbiamo perso dei grandi amici, ma adesso abbiamo guadagnato lui, il tipo man, che è potentissimo. Hai visto? Ti ha ipnotizzato praticamente. E come l'ha fatto con te, può farlo con chiunque. Allora quindi anche lo scrivi di toilet. Io conosco alcuni suoi punti deboli, mi ricordo qualcosina. Tu eri praticamente un suo scagnozzo, mi ricordo parlavi con lui. Rimanete sintonizzati perché prossimamente ci faremo dire da Riccardo i punti deboli dello scrivi di toilet, perché ormai è l'unico nemico rimanente. Ora poi abbiamo lui, il tipo Man, l'uomo più potente del mondo. Ce la faremo, sconfiggeremo lo skip di toilet. Ragazzi, il TV Man sembra quasi impazzito. Ci ha trascinato da che eravamo sopra l'enorme villa lì su e ci ha portati letteralmente qua giù. Ci ha fatto uscire di forza. Ma per quale motivo? Ma poi scusami, ma che sta facendo? Ma sta sbarrando la porta. No ragazzi, cioè l'ha messo tipo in un 3 secondi. Ha letteralmente sbarrato tutto quanto. TV, ma perché l'hai fatto? Ma perché mai più? Forse perché questa casa era troppo pericolosa. Tu non sai quello che è successo là dentro. L'altra volta ti sei letteralmente trasformato, sei diventato demoniaco, ci hai quasi uccisi tutti quanti. Quindi sì, forse è meglio evitare di rientrare, ma sbarrarla in questo modo mi sembra un pochino esagerato. Non entreremo mai più in questa casa. Forse un bene, forse un male, non lo so. Ma adesso che dobbiamo fare? Max, ma ancora io non ti ho detto i punti deboli dello schema di toilet. Hai effettivamente ragione. È da lì sopra che ci stavi dicendo che ti ricordi qualcosa. E cosa aspetti? Io sto aspettando soltanto che me li dici. Io qui non ce la faccio più in mezzo a tutti questi casini. Devo sapere come sconfiggerlo. E a quanto pare c'è un modo. Dai, muoviti, dimmelo. Max,
Non è che mi ricordi assai. Ma come non ti ricordi? Tutto questo tempo a dire che ti ricordi i punti deboli e adesso fai finta che non ti ricordi. Stai facendo finta, vero? Tipo Ben, ma come dobbiamo fare con questo? Ma dai ragazzi, dovete capire, mi è successo un casino, non ricordo niente. Va bene, quindi siamo punte da capo, perfetto, è come se non sapessimo niente. Ottimo, dai, adesso cosa facciamo? Ci andiamo a fare una bella scampagnata come se niente fosse? Bene, andiamo Tipo Ben, dai. Non siamo mica per morire venendo uccisi da uno schifo di toilet, no, per carità. Ah dai Max, non ti arrabbiare, però non posso dirtelo qua, vieni con me. E adesso devo pure seguirti, quanto ancora dovrò aspettare? Va bene, andiamo. Ecco qui il posto dove ci dobbiamo sedere. Io non ho porgio questo qua, è tornato normale, ma è tornato più stupido di prima. Non potevi dirmelo là dietro, dovevi sederti là. Sì Max, lo sei seduto perché potrei cadere a terra. Ah perfetto, pure il Tipo Ben si è seduto come se niente fosse. Non so perché, ma se due mi sembrano molto simili. Sentite, potete dirmi quello che sapete? Per piacere, non ce la faccio più. Max, quello che ricordo tra uno scrivere yes yes e un top do è che stavo dentro una fabbrica. Dentro a questa fabbrica ci stavano gli scrivi di toilet. Io stavo danzando con loro, però a capo c'era un enorme scrivi di toilet che stava facendo il suo esercito per sconfiggerci. Cioè, aspetta un attimo, quindi tu eri finito in una vera e propria fabbrica con tutti gli scrivi di toilet, quindi non ce n'è solo uno, li stanno praticamente creando come se fosse un vero e proprio esercito. Tutto questo per sconfiggere noi. Praticamente è impossibile ammazzarne soltanto uno. Dovremmo arrivare direttamente alla base di tutto, dove tutto nasce, per poter sconfiggere la fonte. Se no se ne vanno a creare sempre di più. E magari se ne ammazziamo soltanto uno, ce ne ritroviamo 500.000 contro. Oh mio Dio, questa cosa è più complicata di quel che pensassi. Per caso ti ricordi anche dove si trova questa enorme fabbrica di schivi di toilet maledetti? Max, un attimo che mi ricordo bene. Allora, forse bisogna andare a destra, poi a sinistra. A sinistra. Poi davanti ci sta una grande fabbrica. Sì, ho capito. Ti chiamavano Google Maps, guarda, veramente molto utile. Tipo Ben, ti prego, aiutaci tu. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, anche se anche a te ti vedo un pochino affranto. Utilizziamo il tuo televisore, qualche tuo potere, per dirci dove è posizionata, dove è localizzata questa fabbrica. Abbiamo bisogno di te. Adesso non posso. Ora ti porto in TV Caverna. TV Caverna! Va bene, non so da dove sia uscita questa TV Caverna, ma se esiste, bene, meglio, sicuramente siamo al sicuro. Ho veramente paura di scoprire dove stiamo andando. Ok ragazzi, allora ci ha fatto scendere in questa sorta di scantinato, in questa casa che non so bene dove sia, non l'avevo mai vista in tutta la mia vita. E vi dico che abbiamo camminato veramente un sacco. Ora lui è da circa 10 minuti che è entrato all'interno di questa stanza tutta quanta oscura. Riccardo, sei pronto ad aprire la porta? Prontissimo. E allora aprila, vediamo che cosa c'è dentro, perché io veramente non ne ho la più pallida idea. Ok, c'è nessuno. Oddio. Oh mio Dio, Tipo Ben, ma cosa fai qua? Perché sei seduto sopra una sedia con un telecomando in mano e soprattutto con a fianco un televisore? Cosa vuoi mostrarci? Quello che cos'è? La tua fidanzata? Non capisco perché sta accarezzando il televisore. Cioè praticamente è come se stesse con la sua fidanzata. Ma che cos'è sta roba? Ok Max, ora gliela rubo. Ma stai scherzando? Perché dovresti rubargliela? Scusa, se l'ha messa qua vuol dire che c'è un motivo. Ci ha messo tipo 10 minuti per prepararsela qua sotto. Stai fermo. Max, si faccio solamente un prank. Ma che prank? Ma ti sembra il caso? La tua piazza è veramente molto carina. Ma cosa? La porto via con me. No, ma cosa fai? Bene, aspetta, Tipo Ben. Oh cavolo, qua finisce male. Oddio. Però scusa, tieni. Vabbè, se l'hai ripresa. Riccardo, te l'avevo detto di non fare questa cosa. Ma se era un prank così. Ho capito, ma puoi mai fare un prank al Tipo Ben? L'uomo più potente della galassia che ci aiuterà a sconfiggere lo schifo di toilet. E perché ci hai portati fine qua sotto? E soprattutto, quella tua fidanzata ha un'utilità, serve a qualcosa? Devo mostrarti una cosa. Deve mostrarci una cosa? Che deve mostrarci? Ma sul televisore? Sulla sua fidanzatina. Vabbè, io non la chiamerei tanto così. Ha preso il telecomando in mano. Si sta accendendo, ma che cosa vuoi farci vedere? Per caso vuoi mostrarci dove si trova la fabbrica degli schivi di toilet? Cavolo, abbiamo trovato un amico che è veramente fortissimo. È tutto glitchato su questo televisore, non si vede assolutamente niente. Aspetta Riccardo, che cosa ne pensi? Max, non lo so, io sto vedendo pure, non so veramente cosa ci possa far vedere. Ma infatti, boh, oddio, si inizia a intravedere qualcosa. Non capisco bene che cosa ci sia. C'è un uomo a terra. Aspetta un attimo, c'è un uomo a terra. Ehi, Max. Ehi, Max, ma aspetta un attimo. Ma quello sono io! No! Ma cosa mi stai facendo vedere, Tipo Ben? Perché lì a terra ci sono io? Perché mi hai fatto vedere un video in cui io sono a terra? Credo in fin di vita, svenuto, non so cosa mi stia succedendo. Che cos'è questa roba? Oh, oddio! Pericolo. Che cosa gli sta succedendo? Tipo Ben? Tutto a posto? Oh mio Dio! Ma perché mi sta succedendo?
facendo un raggio sulla testa. Sto perdendo il controllo, Riccardo. Ma cos'è successo? Guarda, sta completamente impazzendo, si continua a muovere. Guarda, sotto il raggio. Ci sto lanciando il raggio addosso, Riccardo. Sei immobile. Cosa sta succedendo? Che cosa gli sta succedendo? Dacci una domanda. Ma se non lo so, sono ancora pensato. Oh mio Dio, fermati, dov'era? Fermati, fermati. Finalmente non ci sta più raggiando in faccia. Ma cosa gli è successo? Ma perché è caduto a terra? Ragazzi, vi giuro non sto capendo. È come se avesse avuto dei bug. Ogni tanto continua a muoversi. È come se avesse ancora qualche sorta di interferenza. Vi giuro non riesco a capire. Che cosa dovremmo fare in questo momento? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Consigliatemi quale potrebbe essere la soluzione. E nel frattempo lasciate anche un like e iscrivetevi al canale, che ho bisogno sempre del vostro aiuto. Dato che ora è così, cogliamo la palla al balzo. Leviamoci un po' la maschera. Secondo me sotto ci sta un umano. Tu vorresti togliere la maschera al Team Man? Ma ti rendi conto che potrebbe essere letteralmente una pazzia? Sei sicuro di questa cosa, Riccardo? Tanto non capisci niente, è stordito, sta a terra. Sì, ma io non lo farei mai. Magari scopriamo delle cose che non dovremmo scoprire. Magari si rompe completamente. La nostra unica chance di sconfiggere gli schivi di Toilet andrebbe in fumo. Max, giusta osservazione, però a me non mi importa più. No, cosa stai facendo, Riccardo? Cosa stai facendo? Oh, addio! Stavo scherzando, Si è rialzato ancora del capo! Ha capito che vogliamo togliergli la maschera e... Oh mio Dio, guarda come si muove! Vengo scherzando! No, cosa sta facendo? Oddio! Dai! Oh mio Dio, ragazzi, stai impazzendo completamente! Tipo bene, fermati! No, si è rialzato, l'ho di nuovo buttato a terra. Erano tipo le sue ultime energie, le sue ultime forze. E continua ad essere ghiacciato. A questo punto, Riccardo, io la maschera gliela toglierei veramente. Ormai sono curioso di capire. Credo che ormai non ci siano più speranze per lui. Sì, Max, però è come se ci volessi mandare un messaggio. Che cavolo era quel video? Vabbè, forse avremo qualche risposta togliendogli la maschera. È arrivato il momento di togliere la maschera. Ormai non si può più tornare indietro. 3, 2, 1. Vai! Oh mio Dio! Sono Riccardo. Ma... Riccardo! Quello sono io! Riccardo! Ma che cavolo! Aspetta un momento! È un tuo sosia! Ma perché il Tipo Man ha letteralmente la tua faccia? Tu non dovevi scoprirlo, hai fatto un grande errore. Ma non dovevi scoprire cosa? Ma dove? Ma il problema è che continua a dire che siamo in pericolo. Veniamo a parlarci, forse non sei realmente tu. Ti sbagli, io sono te, vengo dal futuro. Sono venuto qua per cambiare le cose. Il Tipo Man non si è mai fatto tramite la fusione della nuova telecamera e l'uomo speaker. Ma sono sempre stato io, ma nella pianina temporale abbiamo scoperto troppo tardi. Ormai Max è morto. Cioè quindi sei sempre Riccardo che sta venendo dal futuro per dirci che qualcosa è stato storto. Ecco cos'era quel video. Quel video ero io che in un futuro, in una, non lo so, un universo parallelo, sono morto per colpa nostra. E quindi lui è venuto qua per dirci che dobbiamo cambiare. Ora che mi avete scoperto non posso più stare qui, sto per sparire. Salvate Max, fatelo per me. È tutto nelle vostre mani, addio! Sta sparendo! Oh mio Dio! Riccardo, cosa abbiamo visto? Abbiamo appena visto la cosa credo più assurda di tutta quanta la mia vita. E quindi aspetta un attimo, fammi ragionare. Se tu sei venuto dal futuro e sei arrivato fino qua per cambiare le cose ed eri un Tipo Man, forse per far sì che tutto quanto possa rimanere nella normalità, tu, che sei comunque lui, perché non ci stai iniziando a non capire niente, ma teoricamente dovresti diventare anche tu un Tipo Man. Sì, Max, hai ragione, però come faccio a diventare Tipo Man? Cioè, mi metto la maschera e... Bella domanda, prova a metterti la maschera, vedi che cosa succede. Comunque ormai siamo rimasti solo io e te. Sei un Tipo Man? Sì, guarda. Non funziona, levati sta maschera, no. Non è proprio la stessa cosa, diciamo. La situazione è più grave di quel che pensassimo. Non abbiamo neanche più lo speakerman, neanche più il cameraman come nostra... Max, cosa sono questi rumori? Oh mio Dio, ma li senti anche tu? Ma che cavolo? Ragazzi, li sentite anche voi? Sono dei rumori, vengono da qua fuori. Aspetta, ma non è che c'è qualcuno che ci vuole attaccare? Forse ha capito che siamo nella trada del Tipo Man. Forse se sono schemi di Toilet. Che cosa dobbiamo fare adesso? Max, non lo so, se fossi in te mi nasconderei. Sì, mi sa che ci conviene nasconderci da qualche parte. Ma tu sentite che casino? Sono ancora là dietro, sta tremando tutto. Già siamo andati nel Tipo Man, siamo rimasti in un guaio enorme. Oh mio Dio, si sta prendendo la serranda. Oh cavolo, ma mi sono... Cosa? Oh mio Dio, ma quello è il cameraman! E ci posso vedere! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ma come ti ha lasciato? Oh mio Dio! Ma che cavolo! Ok, ok,
ok, questa cosa è veramente strana. Spiegerman, che cosa sta succedendo? Cosa sta facendo sto pazzo col martello in mano? Allora, sono successe un sacco di cose in 3 secondi, tipo. Ma dovete aiutarmi a capire che cosa sta succedendo qua. Noi chiusi dentro casa, usato martello. Cavolo, perché loro non sono mai fusi per diventare il TV Man, se il TV Man eri tu. Quindi loro erano praticamente lì dentro, erano stati attaccati da te stesso. Cioè, eri sempre tu il guaio. Prima li attacchi, li atterri e li uccidi quasi. Perché a quanto pare loro sono ancora vivi, adesso si sono liberati grazie alle martellate del cameraman. Come cavolo avete fatto a trovarci? Io ho super vista, lui super udito, noi trovato voi. Guardate, questa qui era la maschera del TV Man, che era Riccardo. Veniva dal futuro ed è sparito letteralmente davanti ai nostri occhi. Ma perché si stanno casando così tanto? Ma ragazzi, aspettate. Allora, ok, lui diventerà il TV Man, ma non è ancora il TV Man, perché diciamo abbiamo bisogno del vostro aiuto per trasformarlo in tale. Adesso abbiamo soltanto la maschera, ma non ha nessun tipo di effetto. In qualche modo dobbiamo fargli venire il potere. Voi avete idea di come fare? Con liquidi schifidi cestinati, tu fare pozione. Pozione? Bisogna fare un'altra pozione, come quella che è servita d'antidoto. Beh dai, d'altronde il cameraman abbiamo capito essere un maestro delle pozioni. E quindi adesso, se ho capito, dobbiamo andare da uno schibidi toilet distrutto e cestinato. Era nella struttura vicino alla villa abbandonata. Ve lo ricordate, ragazzi, nello scorso video? Dobbiamo andare per forza lì, prendere il liquido e poi fare la pozione per trasformarti ufficialmente nel TV Man. Oh mio Dio, dobbiamo andare. Quindi adesso dobbiamo fare la pozione per il TV Man. Ma io non ho più benché minima idea di come si faccia una pozione, e soprattutto la pozione per il TV Man. Possiamo chiedere aiuto al nostro cameraman, lui è di sicuro un esperto. Cosa stai facendo, cameraman? Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Allora, dobbiamo creare questa pozione. Ora, sai dirmi dove posso trovare gli ingredienti? Io so la soluzione, 2 ingredienti. Due ingredienti? Oddio, poteva andare peggio. 2 ingredienti, se ci pensate, non sono tanti. Un ingrediente posso trovare io, l'altro deve andare tu in missione. Attenzione, quindi uno lo può creare lui, perché ricordiamo che il nostro cameraman è un piccolo chimico, esattamente. Già l'altra volta ha creato un antidoto, quindi diciamo che ne ha di esperienza. Ma adesso ho perso una parte importante. In che senso devo partire in missione? Prendere il liquido, cesso rotto, tornare sano e salvo. Prendere il liquido, cesso rotto? In che senso cesso rotto? Non capisco, devo andare un attimo nel bagno qua dietro, distruggerti il cesso e prendere l'acqua dello sciacquone? No, schifo di toilet malfunzionante. Aspetta, credo di aver capito, ragazzi. Vi ricordate che noi negli scorsi video abbiamo trovato un sacco di cessi distrutti? Sì, la teoria è quella che ci aveva detto Riccardo l'altra volta, degli schifo di toilet che erano stati praticamente scartati. Quelli là hanno un liquido particolare, forse proprio per quello sono stati distrutti, e noi dobbiamo andare a recuperare proprio quel liquido per costruire la pozione. Credo che ho bisogno di protezioni. Io voglio andare con almeno dei guanti, perché ho paura di trovare qualche strano animale o insetti strani. Prendi i miei guanti. I tuoi guanti? Oh cavolo, si sta togliendo i guanti. Max, ma aspetta un attimo. Ma alle mani da umano? Non è che finisce che ci sei anche tu là sotto? Dammi subito questi guanti, indossiamoli e andiamo a cercare il cesso. Anche perché so già dove si trova. Non lo so, Riccardo, mi sembro tipo uno di quei ricercatori che si vedono sui programmi TV. Comunque, siamo finalmente arrivati dove l'ultima volta vidi quel cesso gigante, quello che probabilmente è uno dei cessi scarto dell'azienda dello Skibidi Toilet, che era probabilmente mandato proprio per vigilare la villa. Eccolo qui. Questo qua è il cesso che abbiamo visto l'altra volta, vedete? Ho paura che possa essere letteralmente pieno di animali e di cose strane. Guardate, è stato praticamente distrutto. Oh mio Dio, ok, a parte ragni e cose strane, qua dentro c'è effettivamente qualcosa. Fammi prendere subito sta roba che è in mezzo a 1000 ragnatele. Ok, adesso va soltanto compensato con parte dei liquidi che ci dà il nostro cameraman per fare l'antidoto e da dare a Riccardo, che si spera ci salverà la vita. Ha un odore un po' strano. Beh, direi, cavolo, è il liquido di skip di toilet andato male. Per fortuna che avevo i guanti, perché c'era veramente un ragno gigante. Oh mio Dio, ragazzi, ma dai, ma non posso lasciarvi un attimo da soli che vi ritrovo a fare queste cose stranissime. Cameraman, ecco qua la pozione, te la regalo perché non la voglio più. Liquido skipidi. Non berro, fermati. Questo cosa ci serve a noi per la pozione? Se lo bevi potrebbe succederti qualcosa di veramente brutto. Seguimi. Stiamo per vedere letteralmente il piccolo chimico all'azione. Assistente,
cosa deve fare? Oh mio Dio, cos'è sto coso? Una luce! Sembra di vedere, non lo so, Chef Cannavacciuolo e Gordon Ramsay. Incredibile. Attenzione, una boccetta. Sta prendendo delle cose, una cosa blu sembra. Ma che cosa? È troppo veloce, non riesco a capire nemmeno cosa sta facendo. Ok, c'è un liquido blu veramente molto strano. Mentre qua per fortuna c'è il nostro caro assistente che illumina tutto. Veramente inutile, devo dirvi la verità. Qui c'è un'altra ciotola e qui invece mi sembra essere gialla. Questa non è che è pipì di cameraman. Non lo so, è lo speakerman. No, ecco, forse è questa la sua utilità qui. Sta prendendo la ciotola blu e la sta letteralmente, guardate, la sta mescolando. Oh mio Dio, non riesco bene a riprendere, ma è diventato tipo un liquido verde. Ok, non sembra... Max, è un retrogusto un po' di fogna, un po' di sporco. Vabbè dai, alla fine non è tanto male il retrogusto di fogne. Attenzione, si sta recando un altro nome. Ma l'assistente si è teletrasportato con un mattarello. Oddio, attenzione, questo qua ammazza qualcuno. Allora, sta prendendo il microonde e sta mettendo tutto... Stai fermo con sto coso. E sta mettendo la miscela all'interno. Ok, si sta arrabbiando, attenzione ragazzi, non litighiamo, che cose le potete fare. Professionali, i professionisti non litigano. Scusami un attimo, com'è che lo accendi? Vabbè, adesso quanto dobbiamo aspettare? È pronto. Ma come è pronto? Ma in che senso? Forse ma perché ha dei poteri nei suoi pugni, non capisco. Vabbè, comunque, deduco, dobbiamo tornare là e mettere questa strana miscela all'interno di quest'altra pozioncina, giusto? Sì. Mi sento di farlo io perché, sapete, le cose più importanti le faccio io ovviamente. Mettere qua dentro, attenzione a non far cadere troppo perché comunque è abbastanza difficile. Perfetto, non ho mai visto questo tipo di miscela prima d'ora. È arrivato il momento decisivo, bisogna mescolare le due pozioni. Te la senti Riccardo? No, ma sono già pronto perché hanno dei sapori brutti. Devo berla io, poi vomito, mi sento male, non lo so. In teoria dovrebbe trasformarti in un tipo man. A meno che il signor cameraman non abbia fatto qualche fail clamoroso, cioè... Perfetto, la sta mettendo dentro. Oh, oh mio Dio, è rimasta sempre bianca, però adesso deduco abbia un sapore diverso. Max, odoriamola, vediamo ora di cosa sa. Max, la sa di cesso fognoso. Adesso sono curioso di assaggiarlo anche io. Cioè assaggiarlo, odorarlo, perché assaggiarlo ci penserà il nostro amico. È la cosa più orribile che abbia mai sentito in vita mia. E tu adesso dovrei berlo. Buona fortuna, amico. Ragazzi, lo farò per voi. La sta bevendo. Oh mio Dio, che schifo. Riccardo, mi dispiace veramente per te. Oh mio Dio, quanto ne ha bevuto. Che schifo. Oh cavolo, mi sa che sto per vomitare, ragazzi. Signor cameraman, ma tu sei sicuro al 100% di questa pozione che funzioni? 70%. Come 70%? Io sicuro funzionasse al 100%. 70%? Ma che cosa hai fatto bere? Se adesso il mio amico Riccardo muore, io non lo so che cosa faccio, ma ti distruggo, a te e al tuo assistente. C'è qualcosa che non va nella mia pancia, non mi sento molto bene. Assistente, per cortesia, accompagnalo subito al divano, perché qui sta andando veramente ma... Oh mio Dio, ma come lo sta mantenendo? Lo sta proprio trascinando. Ma già non si sente bene, l'ha letteralmente buttato. Ma si dia una calmata, per cortesia. Questo qua non sta bene e tu lo butti in questo modo. Max, non lo so, quando sono tornati non li riconosco più. Sono veramente strani, forse dobbiamo accorgercene prima di farti bere una pozione quasi mortale. Oh mio Dio, ragazzi, ma che cosa gli sta succedendo? Riccardo, tutto bene? Max, non parlo niente. Oh cavolo, ragazzi, ma che cavolo avete combinato? Assistente, potevi fare qualcosa almeno? Sì, è colpa sua, lo so che è colpa sua. È andato via. Oh mio Dio. Oh, io devo andare in bagno. Oh mio Dio. Oh mio Dio, dove sto andando? Speakerman, siamo rimasti soltanto io e te. Oh madonna, non so se lo sentite. No, ok ragazzi, sta succedendo qualcosa di poco piacevole. In tutto questo il cameraman è andato via. Dove cavolo è andato? In Messico? È andato via per non farsi più prendere, perché sa di aver fatto una cazzata. Forse l'ho avvelenato. Oh mio Dio, no. Adesso che cosa uscirà da quel bagno? Io non voglio entrare perché ho paura di interferire con qualche funzionamento strano della pozione. Nel frattempo il signor uomo casa si sta un po' impanicando e ha deciso di abbracciare un cuscino. Oh, oh mio Dio! Ma... Oh mio Dio, non ci posso credere! È uscito davvero come Tipo Man! Riccardo! Ma parli? Riccardo! No! Cioè si è trasformato ma non può parlare più. Ma poi questa pozione ha una scadenza, spero. Non è che rimane così per sempre.
Ok, non lo sa neanche lui, questa cosa non mi assicura per niente. Dovrei chiederlo al cameraman, che però ormai è andato via, quindi non ho più paglia di dove sia finito. E adesso teoricamente dovremmo soltanto trovare la base segreta degli skip di Toilet, che non è di sicuro una cosa semplice da... Ragazzi? Ehi, un momento. Non sentite anche voi? È da un sacco che non sentivo questa canzone. Dove viene questo rumore? Cosa? Dal cesso? Oh, è vero! È rimasto il cesso aperto! Non è che adesso me ne sei andato là dentro con quella pozione? Hai tipo risvegliato qualcosa là dentro? Oh mio Dio! Oh porca miseria, ragazzi! Ma che cosa cacchio è successo? Aiutatemi a chiudere la porta, ragazzi! Oh, venite qua, fate qualcosa! Non so se riusciremo a resistere qua dentro! Ah! Oh mio Dio! C'è lo schermo di Toilet! E adesso che cosa dobbiamo fare? Oh, tipo man! Abbiamo bisogno per forza di te! Non credo che noi possiamo fare qualcosa! Devi utilizzare il tuo raggio, ti prego! Ma adesso lo devo utilizzare! È la prima volta che lo sto utilizzando! Aiuto! Non so che cosa fare! Aiuto! Voglio andare via! Devo nascondermi in qualche modo! Vai, tipo man! Siamo tutti nelle tue mani! Ti prego, fai qualcosa! Oh mio Dio! Ragazzi, hai visto Speaker? Ci hai già salvato la vita. È passato così poco tempo e già ha sconfitto il primo skip di Toilet. Problema, non dovevamo ucciderlo. Mi ero dimenticato di questa cosa. Ne ammazziamo soltanto uno, ce ne ritroviamo 500.000 contro. Cavolo, non ci avevo pensato. Dovevo andarcene il prima possibile. Ragazzi, siamo tornati all'interno delle fabbriche, dove siamo sempre stati negli altri video. Ma come sentite, ragazzi, ci sono skip di Toilet ovunque. Io credo che abbiamo attivato una sorta di allarme quando abbiamo ammazzato uno di loro all'interno del covo del TV Man, che li ha fatti praticamente allarmare. E adesso sono ovunque. E allora l'unica cosa che possiamo fare adesso è nasconderci, prendere il drone e cercarli con il drone. Non abbiamo altra scelta. Forza ragazzi, muovetevi, che non abbiamo tempo. Bene ragazzi, ci siamo. Stiamo girando con il drone ancora una volta, sempre in questa zona. Ma questa volta il panico, la tensione è sempre più alta. Oh mio Dio, ma questa... Ma aspettate, ma questi sono cessi pubblici o sbaglio? Sempre qualcosa che c'entri con i cessi. Allora forse la mia teoria è che qua di queste parti c'è effettivamente il posto in cui tutti quanti gli schemi di Toilet vengono creati. Forse non è del tutto sbagliata. Primo! Oh mio Dio, ce l'abbiamo visto uno, ma madonna mia, ma come cavolo, sono letteralmente ovunque, vi giuro, non ho mai visti così tante, ma adesso dove cavolo è andato, è finito qua dietro, ma poi spariscono, si teletrasportano, non capiscono, hanno letteralmente dei poteri potentissimi. Andiamo avanti ancora, magari ne vediamo altri. La madonna, ma questo qua è velocissimo. E vabbè, stiamo prendendo anche quelli potenziati, raga, questo qua ha fatto uno scatto assurdo, e ora... Cioè ragazzi, è letteralmente stato talmente veloce che è andato dritto per dritto verso di qua e non me ne sono nemmeno accorto. No ragazzi, no, addirittura qua ce ne sono due. Ma perché uno ha i capelli e l'altro non li ha? Ma quindi non sono tutti uguali? Tipo man, io credo proprio che devi fare qualcosa in questo momento. Non possiamo lasciare che tutti questi schivi Toilet girino così liberi. Magari potrebbero fare del male non solo a noi, ma anche a tutti gli altri che sono qua attorno. Tipo man, devi fare qualcosa, devi sconfiggere uno a uno, devi farcela per forza. Mamma mia, quanto è imponente. Certo, farebbe paura a chiunque, anche allo skip di Toilet più grosso e spaventoso. Nel frattempo, mentre il signor Tipuman viene verso questa strada, vediamo se di qua c'è qualcuno che lo aspetta. Oh cavolo, c'è effettivamente qualcuno. Speaker, oh mio Dio, quanti ne sono? Un esercito. Sono... quanti ne sono? 1, 2, 3, 4, 5. Oh mio Dio, mi sta raggiando. Uno ad uno. Sta funzionando. No, non ci credo. Li ha sconfitti tutti, letteralmente. Con un raggio semplicissimo. Ok, raga, è fortissimo. Il tipo man è fortissimo, è pazzesco. Perfetto. Ok, li abbiamo sconfitti. Io direi che per... We're gonna make it.